Buongiorno a tutti, possiamo iniziare questo incontro di questa mattina. Come sapete sono previsti diversi incontri, questo è specificamente indirizzato ai colleghi dei dipartimenti di economia e impresa, giurisprudenza, scienze umanistiche, scienze politiche e sociali, scienze della formazione. Ma è ovvio, e lo abbiamo detto espressamente, che chiunque all'interno della comunità accademica, cioè colleghi, studenti, personale di altri dipartimenti, può essere presente oggi se vuole, anziché in occasione della giornata dedicata al suo dipartimento. Se per una qualunque ragione non può essere presente nella data prevista per il suo dipartimento, è benvenuto in qualunque momento. Se li vuole seguire tutti pure, ovviamente. E noi possiamo solo essere lieti del fatto che siamo in tanti. Questi incontri seguono la falsariga prevista nelle occasioni precedenti, non abbiamo, credo, inventato nulla né cambiato nulla. Adesso iniziamo, i candidati interverranno in un ordine che è stato sorteggiato tra loro stessi e che sarà diverso per ciascuno degli incontri, per ciascuno dei cinque incontri. Oggi l'ordine è questo: primo professore Salvatore Barbagallo, poi il professore Cariola, poi il professore Calabrese, poi il professore Purrello e poi il professore Priolo. Questo è l'ordine di oggi, ripeto, nelle altre sedute l'ordine sarà diverso. Ciascuno dei candidati ha a disposizione per l'esposizione del proprio programma 18 minuti che conteremo con il cronometro. Dopodiché è previsto un tempo di 20 minuti per interventi del pubblico, di ciascuno dei partecipanti alla comunità accademica presente, quindi io chiederò a chi voglia intervenire di dare il nome. Ciascuno di questi interventi avrà la durata di 2 minuti, dopodiché la parola tornerà ai candidati nello stesso ordine per una replica di 5 minuti, replica che potranno fare in risposta a osservazioni fatte dal pubblico o in risposta a osservazioni degli altri candidati o a qualunque cosa credano, ma senza un obbligo specifico di rispondere né ai candidati né al pubblico. Dopodiché abbiamo la chiusura. Io non dico altro, voglio solo ringraziare i nostri colleghi che si sono candidati, perché oggi forse più che in altre occasioni il compito che attende il nuovo rettore è particolarmente delicato e quindi può essere importante che abbiamo la possibilità di scelta fra più persone. Credo che nelle ultime occasioni non abbiamo mai avuto un numero di candidati così alto, pur essendo in termini assoluti, per così dire, relativamente ristretto. E quindi li ringrazio e iniziamo subito con il professore Barbagallo. Grazie professore De Cataldo, un saluto a tutte le colleghe e i colleghi presenti e un ringraziamento anche per la loro presenza oggi. Io cercherò nel tempo che è stato fissato di rispondere a 2 domande. Perché mi sono candidato e cosa intendo fare? Perché mi sono candidato? Mi sono candidato, non pensavo appunto di candidarmi a questa carica di rettore, ma in relazione agli eventi e soprattutto per una valutazione autonoma di una carriera accademica che ritengo lineare e congruente con la carica che andiamo ad eleggere. Ho avuto tantissimo dall'università, ritengo di avere anche dato il mio apporto per la costruzione di questo Ateneo negli ultimi 30 anni, da quando sono all'università. Sono stato presidente di corso di laurea nel 1997, poi ho ricoperto la carica di preside dal 2002 al 2008, presidente della Conferenza Italiana dei Presidi dal 2005 al 2008, sono stato 2 anni direttore generale alla Regione Siciliana, al Dipartimento Agricoltura e a interim al Dipartimento della Pesca, dove ho acquisito
competenze di tipo amministrativo, gestionale, di rilevante importanza formativa per quanto mi riguarda, ho acquisito, sono molto soddisfatto di quell'esperienza perché ho realizzato, ho visto un altro mondo, i contatti con l'esterno, ma anche la gestione del personale di due grandi strutture. Infine sono poi, quando sono ritornato all'università, ho fatto parte prima del nucleo di valutazione e negli ultimi 2 anni e mezzo presidente del nucleo di valutazione. Ritengo quindi che la carriera accademica che appunto ho maturato sia in linea e congruente con l'impegno che diciamo, il nuovo rettore, così come chiaramente è cosa comune a tanti illustri colleghi presenti di avere dato un apporto significativo all'evoluzione e alla crescita del nostro Ateneo. Ma un altro motivo per cui ho maturato questa decisione è appunto la presidenza del nucleo di valutazione. Negli ultimi 2 anni, grazie anche a tutti, in primo luogo al presidio di qualità, che ha fatto un lavoro straordinario nella diffusione, nella sensibilizzazione di tutte le strutture, dei direttori del dipartimento, dei presidenti di corso di laurea, delle commissioni paritetiche e un po' di tutti, è stato fatto un gran lavoro di crescita per l'accreditamento. E io ho guidato il nucleo di valutazione e sicuramente non voglio dire con tanti colleghi esperti in questo nucleo proveniente da diverse parti d'Italia e credo di avere dato tutto il nucleo di valutazione un apporto costruttivo alla crescita e alla valutazione, al significato di valutazione. Anche questo, diciamo, è stato un elemento che mi ha fatto riflettere. Perché grazie al nucleo di valutazione ho potuto visitare molti dipartimenti, ho potuto conoscere i punti di debolezza e di forza di tanti corsi di laurea, ho conosciuto tanti colleghi, ho visto all'opera e abbiamo dato tante indicazioni, ripeto, assieme al presidio di qualità da 2 punti di vista diversi, per la crescita del nostro Ateneo. Anche questo è stato un elemento importante nella mia decisione. Per fare che cosa? Ma sicuramente tutti noi, tutti i candidati rettore vogliono una università internazionale, una università per gli studenti, una università per le famiglie, una università per il territorio, voglio dire, è questa la prospettiva dell'università e su questo credo che non ci sia dubbio e forse voglio dire, non vale neanche la pena soffermarsi su queste affermazioni che sono chiaramente delle cose abbastanza normali per un rettore, per una università. Tuttavia io mi voglio soffermare su alcuni punti, e scusatemi se sarò estremamente sintetico per i tempi che abbiamo. Se noi vogliamo una università internazionale, noi dobbiamo immediatamente accreditarci. L'accreditamento non è come dire, un bollino o non è un foglio di carta. L'accreditamento è un processo di crescita dell'Ateneo, un processo di autovalutazione prima e poi di successiva valutazione. Non vengono per fare un'ispezione, ma vengono per verificare se il nostro processo di crescita è stato avviato e come è stato avviato. Pertanto io, qualora dovessi essere eletto rettore, non chiederò nessun rinvio dell'accreditamento. Anche in relazione al fatto che le visite per l'accreditamento sono state fissate già nel 2018 e quindi per il 2020 già ci sono tutte le date di tutte le istituzioni che ancora non sono accreditate. Noi siamo nell'ultimo gruppo dell'accreditamento, ma abbiamo recuperato il terreno, siamo sulla buona strada, da qualche mese purtroppo abbiamo interrotto questo lavoro per i ben noti motivi e pertanto io ritengo di poter essere in grado, qualora dovesse avere il vostro consenso, di poter da un altro punto di vista, cioè gestionale, non dal punto di vista della valutazione, poter guidare questo processo. L'accreditamento è importante non solo perché l'ANFUR sarà accreditato dall'Agenzia europea
e quindi, essendo accreditato, tutte le università italiane accreditate faranno parte della famiglia europea dei corsi di laurea e delle università accreditate. Ma l'accreditamento è importante perché darebbe fiducia, o comunque sarebbe un tassello per contribuire a ridare fiducia alla nostra università, alla nostra comunità accademica, agli studenti, alle famiglie, in un momento chiaramente di grave crisi, quale quello che stiamo noi attraversando. Per questi motivi io appunto ritengo che bisogna ripartire con questo senza perdere ulteriore tempo. Naturalmente il discorso dell'accreditamento è legato strettamente ai corsi di laurea, alle attività di formazione che stiamo facendo. Dobbiamo fare una verifica attenta di quello che sono della validità di tutti i corsi di laurea. Le audizioni che abbiamo fatto in tutti i dipartimenti hanno evidenziato che esistono problemi, non dico in tutti i corsi di laurea, ma in buona parte dei corsi di laurea. Le lauree vengono conseguite con ritardo, il numero di fuoricorso è elevato, molti studenti dopo i primi 3 anni vanno via per motivi di natura diversa, in alcuni casi perché c'è una sovrapposizione di contenuti di formazione tra il secondo livello e il primo livello, in altri casi perché non trovano servizi adeguati a Catania, in altri casi ancora perché non c'è un collegamento con il territorio, con le imprese, per cui trovano lavoro più facilmente ovviamente al nord. Ci sono tanti motivi e tanti approfondimenti e tanti correttivi che bisogna apportare. E questo, diciamo, sarà una seconda fase altrettanto importante nel mio programma. E il terzo punto di fondamentale importanza, ripeto, e con questo non voglio individuare, diciamo, delle singole azioni specifiche, ci muoviamo all'interno di quel quadro che ho detto all'inizio, che ribadisco è di fondamentale importanza, su cui il Rettore deve puntare, però consentitemi di dire che ci sono una serie di problemi specifici che dobbiamo immediatamente affrontare. Il terzo problema specifico e molto importante è l'amministrazione. E noi come nucleo di valutazione abbiamo sempre scritto che una serie di innovazioni normative e regolamentari che sono state suggerite in tutti i documenti dell'ANFUR e che trovate facilmente in tutta la documentazione sono state rinviate perché abbiamo scritto una volta non abbiamo il direttore generale, poi l'abbiamo sostituito, poi c'è stata la macro organizzazione, poi c'è la micro organizzazione, quindi una serie di adempimenti sono andati avanti nel tempo e ancora non sono totalmente recepiti. Mi riferisco all'organizzazione e alla performance, diciamo, complessiva del nostro Ateneo. Dobbiamo cercare di rendere operativi quelli che sono dei piani che al momento, diciamo, fino ad oggi sono stati solo sulla carta, cioè dei piani che sono stati elaborati solo per assolvere degli adempimenti normativi ma che non hanno una concretezza e non hanno una concretezza applicativa. Voglio dire che in questo fino ad oggi abbiamo parlato di performance complessiva dell'Ateneo pensando più ai dirigenti, agli emolumenti da corrispondere ai dirigenti, abbiamo trascurato la performance organizzativa, la performance dei servizi. Tutto sommato a noi docenti e anche al personale interessa più il servizio erogato che la validità dell'opera del singolo individuo. Dobbiamo cercare di trasferire questi concetti nella pratica applicazione all'intera amministrazione. Dobbiamo estendere le valutazioni anche ai dipartimenti. I servizi dipartimentali sono essenziali per la crescita di un Ateneo. Pertanto in questa direzione io ritengo che bisognerà operare. Bisognerà operare anche per un stretto collegamento tra il ciclo di bilancio dell'Ateneo e il ciclo della performance. Non possono essere due elementi staccati uno dall'altro, cioè noi per la parte perlomeno in cui abbiamo la possibilità, perché l'80% è bloccato dai stipendi ovviamente dai nostri stipendi, per la parte libera dobbiamo cercare di orientare le risorse per migliorare le prestazioni e questa è una raccomandazione che
in altri Atenei è stata già recepita, mentre da noi ancora non è stato recepito. All'interno del piano della performance dobbiamo recepire il bilancio di genere, anche il bilancio di genere deve entrare nel bilancio complessivo di un Ateneo, e noi sotto questo profilo abbiamo già fatto delle raccomandazioni e su questa linea ci siamo mossi. E ci sono altri aspetti naturalmente che vorrei solo accennare, l'aspetto relativo alla ricerca. Valuto molto positivamente le iniziative che sono state avviate in questi ultimi anni per finanziare anche la ricerca a livello di Ateneo. Dobbiamo, se possibile, proseguire su questa linea, apportando le opportune correzioni e valutando soprattutto gli esiti di questi finanziamenti, cioè valutiamo gli esiti e vediamo come apportare le giuste correzioni. Per quanto riguarda la ricerca e in generale i dipartimenti, io sono per dare una maggiore autonomia ai dipartimenti. Per esempio, sempre con riferimento alla ricerca, uno dei provvedimenti che adotterei è quello di dare responsabilità ai direttori di dipartimento nella partecipazione dei bandi quando non c'è un conflitto tra dipartimenti diversi. Naturalmente quando c'è un conflitto bisogna andare al centro per coordinare, ma quando non c'è un impegno e quando c'è libertà di partecipazione ai bandi, io darei una totale responsabilità ai direttori di dipartimento, fermo restando che poi nella stipula dei contratti evidentemente si farebbero tutti i controlli prima della stipula dei contratti. Così come, passando molto brevemente alle risorse umane, io darei molta maggiore autonomia ai dipartimenti nella programmazione dei ruoli e dei concorsi. Quello che farei è cercare a livello centrale di semplificare, anche se adottando criteri rigorosi, ma semplificare gli indicatori che consentono di distribuire le risorse dal centro ai dipartimenti. Una operazione di semplificazione dei criteri, sebbene applicati in maniera rigorosa, consentirebbe forse di far capire a tutti i colleghi le scelte che vengono fatte. Il rapporto con il territorio è la terza missione naturalmente di rilevante importanza. Una modifica che apporterei nel regolamento conto terzi e per incentivare i docenti a recuperare queste risorse e quindi a collegarsi maggiormente col territorio, sarebbe quella di consentire con le risorse reperite l'attivazione di borse di studio, di assegni di ricerca. Sostanzialmente io farei una modifica per cui il regolamento, i soldi che vengono distribuiti anche all'Ateneo o al Dipartimento possono essere distribuiti solo dopo che il docente ha fatto un piano di spesa che potrebbe comprendere anche l'investimento in formazione, in ricerca e in altro. Naturalmente c'è un problema relativo alle infrastrutture e ai servizi agli studenti. I servizi agli studenti sono stati potenziati in questi ultimi anni, bene, molto bene le iniziative che sono state realizzate. Dobbiamo però ancora mettere attenzione su questa problematica. In alcuni dipartimenti ci sono pochi spazi e pochi servizi per gli studenti. Credo che in questi dipartimenti che conosciamo l'amministrazione dovrà cercare di aiutarli per dare una maggiore per dare più servizi. Inoltre c'è un problema legato alle infrastrutture. Ci sono alcuni dipartimenti, alcune sedi di dipartimenti e qualche sede di corso decentrato su cui abbiamo appunto avuto contezza con le audizioni che abbiamo fatto, che hanno notevoli problemi di strutture, per cui c'è qualche struttura che se dovesse essere visitata dall'ANVUR determinerebbe non pochi problemi, e quindi anche su questo bisogna intervenire perché dobbiamo evitare che ci possano essere problemi di questo tipo. Io, il decano mi sta per passare il foglietto perché credo di essere giunto alla conclusione del tempo che era stato fissato. Questi sono solo alcuni punti, però io vorrei
dire che probabilmente una delle prime azioni, e non vorrei essere frainteso in questo mio breve intervento, e ribadisco inoltre che i grandi progetti e i grandi obiettivi da perseguire di un'università sono degli obiettivi che sono connaturati alla natura stessa dell'università. Io credo che uno dei primi problemi che durerà, io spero il più breve tempo possibile, però non sono ottimista in questa direzione, credo che sia ridare un'immagine all'università. Questo sarà il tema fondamentale non appena il rettore si insedierà. E, naturalmente tutti noi sappiamo che la giustizia deve fare il suo corso e siamo fiduciosi in quello che si sta facendo, ma allo stesso modo siamo molto fiduciosi che tutti i colleghi sapranno dimostrare la linearità e la correttezza delle azioni che sono state adottate. E c'è un problema sicuramente umano su delle persone che in questo momento stanno soffrendo, c'è un problema che il nuovo rettore si dovrà porre, che è quello di ridare un'immagine positiva dell'università, cioè dipingere l'università per come è stato, per quella che è. Il nuovo rettore credo che dovrà iniziare da questo punto, cioè al di là di tutti i programmi che possiamo fare o di tutte le iniziative, credo che il primo punto sarà ridare un'immagine all'università. Siamo in un momento in cui evidentemente non c'è un rettore, siamo in un momento in cui è difficile poter in qualche modo comunicare al mondo esterno, alle famiglie, agli studenti, agli enti, a tutti qual è la vera immagine della nostra università. Credo che su questo punto chiunque sia il rettore debba necessariamente lavorare per dare un'immagine reale del nostro Ateneo. Vi ringrazio. Ringrazio il professore Barbagallo e adesso tocca al professore Agatino Cariola. 18 minuti. Grazie. E buongiorno e grazie a tutti voi per essere qui a confrontarci e a riflettere assieme sulla nostra università. Prendo infatti le mosse da quanto diceva poco fa Salvo Barbagallo, in ordine alla necessità di riaccreditarci presso l'opinione pubblica, di accreditarci presso il nostro territorio, che è il problema più urgente che abbiamo in questo momento. Tutti noi, personale docente, personale amministrativo, che lavoriamo in questa università, che ci abbiamo buttato la vita, e anche il problema dei nostri studenti, i quali lavorano, studiano in questa università, laureeranno con noi e che inevitabilmente non dovranno avere un titolo di studio discreditato rispetto ai colleghi studenti di altre università. Il recupero dell'immagine è il nostro impegno, ma è il nostro impegno anche in termini immediati. Io penso, e lo vado dicendo anche in questi giorni ad alcuni colleghi, che una università forte possa richiedere che anche l'inchiesta giudiziaria e il processo penale si svolgano in tempi rapidi. L'Università di Catania non può attendere, faccio il giurista, quindi in qualche maniera sono le cose che conosco, sotto il profilo processuale siamo all'inizio dell'inchiesta, che non a caso è tuttora in corso. Ecco, l'Università di Catania non può soffrire un'inchiesta che si prolunghi nel tempo e un processo poi che duri anni. Perché? Perché nel frattempo avremmo distrutto questa università, avremmo desertificato questo territorio. L'università forte, un'università credibile, può chiedere alla stessa magistratura che l'inchiesta si faccia presto, che si accertino eventuali responsabilità, ma anche che si liberino
si liberino i colleghi che vi sono coinvolti e i quali non hanno alcuna responsabilità in merito. Dicevo poco fa il problema della desertificazione dell'università, della desertificazione del territorio, perché l'Università di Catania è un pezzo integrante di questo contesto ambientale. Siamo la più a sud delle università italiane, da anni assistiamo ad un processo di fuga dei nostri ragazzi verso altre università, verso l'università del nord, verso le università straniere. È un problema che investe in parte tutta l'Italia, ma soprattutto che investe l'Università del Sud. Non ce lo possiamo permettere perché significa la sottrazione di risorse a questo territorio, tra l'altro. Significa, come dicevo poco fa, fare deserto attorno a noi. E in ordine a questo dobbiamo recuperare una capacità di innovazione, di iniziativa e di creatività che mantenga gli studenti, che leghi gli studenti e le loro famiglie a questo territorio o addirittura sia capace di attrarre studenti. Noi probabilmente in questo, se mi permettete, abbiamo avuto una sorta di strabismo, nel senso che alcune volte quando parliamo anche di mobilità degli studenti pensiamo allo studente tedesco o norvegese che viene da noi, cosa che non si verificherà, ma tutti gli studenti dell'area del Mediterraneo invece, per tutti gli studenti dell'area del Mediterraneo invece possiamo essere attrattivi. Possiamo pensare che vengano studenti appunto dai paesi del Mediterraneo, sia di quelli che appartengono all'Unione Europea, sia dai paesi che appartengono al mondo arabo. E che significa che l'università deve avere una sorta di capacità di intessere relazioni con questi paesi e di presentarsi come il ponte dell'Europa verso questo stesso paese. Qui inizio, tra l'altro, ad un punto. Noi viviamo oggi di FFO e di poche entrate proprie. Le risorse, e abbiamo invece tanti problemi, abbiamo i problemi di stabilizzazione del personale amministrativo, sul quale tra poco tornerò, abbiamo i problemi di assicurare le attività didattiche e di ricerca all'interno del nostro Ateneo e quindi di rispondere ai colleghi che già lavorano in questo Ateneo e che hanno aspettative di carriera. Abbiamo il problema di dare delle risposte ai ragazzi che si affacciano alla ricerca e che richiedono di avere certezze in ordine ai tempi, in ordine alle possibilità che sono loro date prima di fuggire verso altri lidi. E allora abbiamo un problema di risorse. E le risorse ce le dobbiamo andare a cercare. Ce le dobbiamo andare a cercare come un, permettetemi di dire, come un qualsiasi soggetto imprenditoriale, come un qualsiasi soggetto economico, oppure perché in parte derivano appunto dai trasferimenti. In ordine ai trasferimenti possiamo iniziare tutte le attività a livello ministeriale per rinegoziare le stesse modalità di attribuzione delle stesse risorse, e quindi di rideterminazione dell'FFO. Possiamo tentare di avere protagonismo e di fare lobbying con le altre università del Sud. Possiamo tentare di avere tutti i rapporti possibili e immaginabili. Possiamo partecipare alle iniziative europee per appunto i bandi di derivazione europea, però dobbiamo anche pensare che alcune risorse ce le dobbiamo andare a cercare. Sarà il conto terzi,
sarà l'innovazione tecnologica, saranno i servizi che rendiamo alle imprese che sono in questo territorio, ma inevitabilmente dovremmo puntare ad una università più, e non trovo altre parole, più azienda. Allora, se in questa prospettiva possiamo affrontare i problemi dell'accreditamento, con la visita ANVUR della primavera del 2020, possiamo affrontare i problemi della progressione in carriera del personale, dell'accesso alla carriera dei giovani, perché un'università che non si rinnova non è un'università, possiamo pensare ai problemi della stabilizzazione del personale. Inevitabilmente problemi di carattere organizzativo si legano con i problemi relativi alla ricerca delle risorse. Qui inevitabilmente l'attenzione si rivolge alla struttura amministrativa. Io sono andato in giro in questi giorni per varie strutture dell'Ateneo e dappertutto constato o sento parlare di un'amministrazione che è alcune volte stanca, demotivata, che presenta più parti momenti di inefficienza. Chi di noi docente partecipa a un bando sa che deve pensare a tutto, dalla predisposizione del progetto di ricerca alla rendicontazione contabile finale, anche al di là delle sue competenze. Non è possibile che l'Università di Catania non abbia degli uffici che invece di essere un ostacolo alla ricerca siano invece dei motori, siano invece dotati di gente competente. Se non l'abbiamo, la formiamo, perché abbiamo bisogno di un ufficio internazionalizzazione, abbiamo bisogno di un ufficio del conto terzi, abbiamo bisogno di un ufficio per l'innovazione, di strutture amministrative assolutamente strumentali alle attività di ricerca che noi svolgiamo e all'attività di innovazione che dobbiamo inevitabilmente svolgere. Questa struttura amministrativa efficiente dal livello centrale si prolunga ovviamente sotto il profilo dei dipartimenti. I dipartimenti sono oggi una struttura a metà. La struttura amministrativa dei dipartimenti non è quella che conosciamo più di 10 anni fa, non è nemmeno una struttura del tutto dimezzata, e però una serie di decisioni dobbiamo adottarle. E non è possibile che i colleghi che hanno bisogno di un libro, che hanno bisogno di un'apparecchiatura, aspettino mesi senza avere, per poter ottenere il libro o l'apparecchiatura, senza avere l'interlocutore col quale rivolgersi, perché questo libro non arriva, perché questa apparecchiatura richiede così tanto tempo per essere montata. Io faccio di professione il giurista e inevitabilmente l'attenzione mi corre ai problemi relativi al modo in cui questa università prende decisioni. Probabilmente è da ripensare il modo in cui si decide all'interno dell'università. È da valorizzare, non dico la collegialità, ma da valorizzare appunto una dimensione di carattere democratico. Un modello di tipo circolare, parlavo ancora poco fa con alcuni colleghi, in cui le decisioni, la definizione di criteri e di regole, che pure è necessaria, sia fatta coinvolgendo i docenti, coinvolgendo il personale amministrativo, coinvolgendo, laddove sono interessati, anche gli studenti,
e che queste decisioni non vengano sempre o in ogni caso calate dall'alto. Una università di questo tipo è un'università che recupera immagine, che recupera credibilità, è un'università che diventa anche protagonista. Protagonista in questo territorio, protagonista, se mi permettete, anche a livello dell'iniziativa politica. Da quando sono, da 20 anni, da quando sono professore, mi è capitato di assistere a consigli prima di facoltà e ora di dipartimento, in cui si è detto, beh, la legge è questa, la disposizione ministeriale dice quest'altra cosa, a livello centrale si è deciso così, a noi come dipartimento spetta di decidere solamente l'ultimo dei subcriteri, l'ultima delle subazioni. Questo significa svilire il senso della nostra, in fondo significa svilire il senso del nostro lavoro, se le decisioni vengono assunte secondo una catena dall'alto verso il basso, a queste decisioni noi non partecipiamo. Un'università protagonista può mettere in discussione aspetti della legislazione nazionale, a cominciare dalla famosa legge Gelmini, ed essere uno dei soggetti che nel sistema universitario italiano pretende almeno di far sentire, pretende in qualche modo di far sentire la sua parola. Grazie. Ringrazio il professore Cariola e adesso tocca al professore Calabrese. Prego. Un abbraccio a tutti e grazie per essere qui a permettermi di condividere alcune linee fondamentali del mio progetto di governo della nostra amata università. È evidente che quello che cui abbiamo assistito è un'onda per niente fisiologica che è intervenuta a ledere le fondamenta dell'immagine, della visibilità di un Ateneo dalla tradizione secolare. Quindi diventa obbligatorio e prioritario fare uno scatto di orgoglio, una profonda autocosciente critica per fare il proprio meglio al fine di recuperare la necessaria credibilità e stabilità del nostro Ateneo. E questo non può non avvenire che attraverso il reclutamento delle energie migliori che sono presenti nel nostro Ateneo, al fine di improntare un'azione di recupero e di rilancio del prestigio della nostra università, che non può non coinvolgere l'ambito culturale, l'ambito etico, oltre che gestionale ed amministrativo. E ovviamente c'è subito da pensare che c'è una società che ci guarda in questo momento con un occhio molto severo, che attende delle risposte convincenti. Ecco perché quando dico che c'è bisogno veramente di un cambiamento, 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 lo dico 3 volte. E perché? Perché io ho sempre assistito a un rituale ormai storicizzato dalla poi mancata conferma degli eventi successivi, che con legalità, cambiamento, condivisione. Però io sono qui, ed è questo il motivo della mia scesa in campo, che riprende un'azione già fatta 6 anni fa, perché voglio, fra 10 anni sarò beatamente a fare un altro lavoro, spero conseguenza del lavoro di una vita dedicata all'università, sarò in pensione, e quindi io voglio dare una testimonianza. C'è chi scrive un libro, c'è chi scrive le sue memorie, chi fa un film, chi non fa nulla, c'è chi invece vuole dedicare all'apice della sua maturità il meglio di se stesso e dare una testimonianza. La mia è una testimonianza di una vita di amore verso questa mamma che in questo momento piange, che mi ha dato tutto e che posso offrire come esempio per i colleghi più giovani, affinché vengano ad orientarsi in un cammino
sì pieno di difficoltà, ma dove c'è sempre una luce che attira l'interesse più autentico e più onesto. Ovviamente l'Ateneo ha le risorse migliori per operare questo rilancio, questa scommessa con il futuro, però dobbiamo anche essere consapevoli che il governo non investe in cultura e formazione già da diversi anni, in paragone a quello che succede nelle altre università nel mondo internazionale. La mia vita io la spendo molto dinamicamente proiettata all'estero e quindi è facile, andando all'estero, ubriacarsi di vino buono senza poi avere mal di testa, perché effettivamente ci sono modelli che è veramente conveniente importare per aiutare questa università a scommettersi e ad essere efficacemente competitiva. Quindi mancanza di risorse sufficienti a fare intravedere orizzonti lusinghieri, ma a questo si aggiunge anche una mutata attitudine, un mutato atteggiamento culturale della società verso la nostra università, quasi a mettere in discussione sotto gli occhi di tutti il ruolo istituzionale che l'università ha nell'alta formazione e nella ricerca. Dunque bisogna recuperare questa forza di intervenire e di incidere sul territorio, facendo sì che l'università non sia un soggetto che assiste alle dinamiche poste in essere dalle forze sociali, istituzionali, dall'intorno del tessuto della società, ma che intervenga attivamente determinando assieme alle altre forze sociali e istituzionali le dinamiche di crescita, sviluppo e benessere della società. Un Ateneo importante come quello di Catania, che ha 6 secoli di storia, occupa quasi 3.000 dipendenti, dico quasi perché siamo diminuiti, così come la popolazione studentesca rispetto a 6 anni fa eravamo quasi 60.000, 57.000, adesso siamo ai limiti del passaggio tra il mega e il grande. Noi vogliamo restare mega, ma per restare mega dobbiamo metterci in discussione, essere competitivi e stimolare l'interesse delle nuove generazioni. Quindi comunicare sapere competitivo diventa il modo più efficace per rispondere da parte dell'università alle richieste di sapere, alle richieste di crescita e sviluppo che la società chiede all'università. E questo non può non avvenire che attraverso le 3 linee fondamentali, la ricerca, la didattica e l'innovazione. Io vi posso parlare con molta facilità di ricerca, perché io mi sento un ricercatore più che un professore ordinario. La mia natura è quella di un ricercatore. Non si può dire niente se non si misura. Eppure un'altra lezione che ho imparato nei miei soggiorni all'estero, qualcuno più bravo di me, mi ha detto: mai rovinare una bella idea con un esperimento cattivo. Come mettere una bella idea su delle gambe cattive, non va lontano quell'idea ed è un'occasione sprecata. E noi abbiamo esempi dal punto di vista dell'effetto dell'azione lungo la via della ricerca. Abbiamo a Catania una scuola superiore e un BRIT. Devo fare i complimenti a un candidato, al professore Priolo, perché è lui che ha guidato il progetto. Quale progetto? Il BRIT. Il BRIT è arrivato ai vertici della classificazione, se non sbaglio, al 3° posto, è vero? 49 miliardi, poi orizzontalizzati per questioni diplomatiche, politiche, attuative, di un'idea un po' di maggiore equilibrio, sono scesi quasi la metà, però poi l'idea è stata messa su gambe sbagliate, perché è come fare una corsa di Formula 1 con delle gomme che non sono quelle che corrispondono ai bisogni del territorio, del terreno su cui si cammina. Zero di prodotto. Bisogna riprendere, revisionare dalle fondamenta questa bella idea. La scuola superiore, cari amici, colleghi, è come un bambino mai maturato che da un lato prende il latte materno e dall'altro con la mano chiede i soldi a papà per andare in discoteca. Non è arrivata quell'idea di quell'altro mio amico che l'ha ideata, che ha insegnato alla scuola superiore di Pisa,
che è un'istituzione autonoma, in grado di dare benessere, di restituire alla mamma e al papà i soldi che hanno scommesso. Non siamo a questo punto, dobbiamo arrivarci. Allora questa è l'occasione per dirvi che nella mia idea di organizzare la ricerca io prevedo la costituzione di una rete di ricerca d'Ateneo che parte con l'organizzazione di istituti tecnologici superiori perché possa essere organizzato un polo di ricerca sul territorio grazie alle altre istituzioni di ricerca, il CNR, l'Istituto di Fisica Nucleare. E così mettere a sistema un motore produttivo che poi facilita il trasferimento tecnologico e quindi il ritorno delle energie spese in investimenti in un circuito virtuoso che aprono le porte all'eccellenza. Una ricerca di alto livello prelude a una didattica di alto livello, ad un output di eccellenza, senza il quale non si può sperare di avere un aumento di studenti, un aumento di corsi di studio, un accreditamento dell'ANVUR che è alle porte, per il quale se sarò eletto rettore farò il mio massimo per garantirne l'accreditamento. E quindi diciamo questi sono i punti salienti di una politica di sviluppo, di quel motore di sviluppo attraverso la ricerca che l'università ha a disposizione e che quindi richiede l'istituzione di due uffici fondamentali, il Grant Office e il Fundraising Office. Noi siamo in una condizione di scarsa disponibilità di risorse finanziarie. Loro non vengono a trovarci, dobbiamo andare noi a scovarli, quindi abbiamo bisogno di personale specializzato e questo implica, rende implicito che bisogna elevare prima di tutto la fiducia che noi abbiamo nel personale. Io dirigo una scuola di specializzazione che dà esempio in tutta l'Italia, soprattutto per la pace perché ci sono due animi, la patologia clinica e biochimica clinica, sono un esempio di pace, di produttiva operatività mi ha messo in condizione di vedere ogni volta che ho un problema, alzo il telefono, prima che mi rispondano è già risolto. Sono persone a cui darei una laurea honoris causa. Io amo queste persone. E per esempio il personale, perché mi deve fare pensare come agli autobus nella vecchia America in cui ci sono gli autobus per i bianchi e per i neri? Perché deve valere un quinto il voto del personale e non lo stesso? Senza di loro noi non potremmo fare nulla, come non potremmo fare nulla senza studenti. Questa è l'identità vera dell'università. Alziamo anche a 0,5, per esempio, questa maniera di motivare una performance di cui abbiamo bisogno, non di produrre un'anestesia motivazionale che genera decadenza e problemi che poi difficilmente si possono risolvere. La mia visione è un Ateneo che sappia proiettarsi a livello internazionale orgoglioso della sua identità, forte delle conoscenze e delle competenze che può vantare, in maniera che l'entusiasmo e le risorse migliori e la capacità di collaborazione di tutti i componenti possano alimentare un circolo virtuoso di recupero e rilancio della credibilità e della stabilità di cui c'è bisogno per contrastare la deriva di ridimensionamento che è sotto gli occhi di tutti e il rischio di marginalizzazione. La maschera delle federazioni deve essere un monito perché è il modo come fare scomparire un Ateneo, per esempio. Quindi ancora abbiamo la possibilità di recuperare con un cambiamento, cambiamento, cambiamento. Per tradurre in visione in piano d'azione questa mia visione abbiamo dei criteri, non si può dire nulla se non si misura. E allora dobbiamo misurarci rispetto a dei gold standard internazionali. Dobbiamo esercitare un'azione integrata di sistema sulle tre linee fondamentali della mission dell'università, ricerca, didattica e innovazione. E dobbiamo realizzare un sistema integrato che possa valorizzare il contributo di tutti a tutti i livelli. E quindi perseguire obiettivi comuni nell'ambito del rispetto della diversità delle aree scientifiche. In questo contesto il rettore deve essere un coordinatore, un custode, un contaminatore, un testimone di valori di legalità,
di trasparenza, di condivisione, in una linea di azione che deve essere una collaborazione per perseguire i fini migliori e i fini più lusinghieri che la nostra università merita, e che sono una forte presenza nel territorio e la capacità di proiettarsi da protagonista a livello internazionale. Sono gli elementi necessari per il riscatto della nostra università, e lo possiamo fare benissimo per le risorse di grande valore che noi abbiamo nel nostro Ateneo. Per quanto riguarda la didattica, al centro della mia visione e della politica di rilancio e sviluppo dell'Ateneo che io immagino, ovviamente il diritto allo studio è un corollario di un bisogno primario, che è quello di vedere al centro dell'università il benessere degli studenti. Quindi loro sono la nostra forza viva, noi dobbiamo comunicare sapere per saper essere, saper fare, dobbiamo permettere che questi sviluppino il senso critico competitivo per usare il sapere a fini propositivi, a fini proattivi. Questo è il nostro compito. Quanti minuti? 3, perfetto. Allora, la didattica, per aumentare l'attrattività della nostra offerta formativa, degli studenti stranieri, ma anche degli studenti italiani che devono essere proiettati a livello internazionale, mettiamo obbligatorio uno stage nei percorsi post laurea di un anno all'estero, obbligatorio, non a scelta. Poi incrementare l'adesione ai programmi che già ci sono, Erasmus+, e quindi promuovere con forza learning, quindi mettere a rete un potenziale che è fondamentale, che già la CRUI ha posto come prodotto, come oggetto di una particolare osservazione. I MOOCs, Multiple Online Courses, Open Online Courses, sono uno strumento formidabile di verifica dell'apprendimento, della comunicazione dei valori della didattica. Quindi il polo di Ragusa, noi abbiamo, se vediamo la storia del commissario Montalbano, io sono nato a Ragusa, quei posti parlano di me, e io ero a Ragusa quando registravano i film, perché andavamo a insegnare a Ragusa, è una delle terre più ricche, dobbiamo riprenderci Ragusa con un intervento proattivo, fertile, dobbiamo investire, perché è da lì che possono rientrare quelle energie che ci permettono di incrementare il volano della ripresa. Quindi i servizi di orientamento tutorato, l'istituzione di un osservatorio permanente della didattica e il confronto con le associazioni di categoria permetteranno di agganciare l'offerta formativa con i bisogni di un territorio la cui dinamicità non deve sorprendere l'università, ma deve trovare l'università pronta a guidarne gli effetti più propositivi. Governance d'Ateneo, bisogna evitare di concentrare i poteri nelle mani di pochi, i membri del CDA dovrebbero essere eletti, non scelti, quindi con opportune modifiche dello statuto dare legittimo merito al personale tecnico amministrativo che amo e rispetto, e quindi attuare tutte quelle misure necessarie a restituirne il prestigio e il rispetto del loro grande spirito di sacrificio. Conclusioni, sono profondamente motivato a dare un contributo veramente convinto per favorire la ripresa del mio Ateneo. È l'occasione che noi abbiamo per diventare competitivi e non essere il fanalino di coda di un sistema di università che hanno una potenzialità enorme, quella di essere la finestra sul bacino del Mediterraneo dove ci sono delle ricchezze inaspettate. E quindi dobbiamo restituire all'università il ruolo di attore, promotore della crescita, del benessere, della stabilità del territorio, che all'università guarda come una finestra di speranza, e quindi dobbiamo fare una profonda autocritica, una profonda riflessione su ciò che è accaduto e sulle cause che l'hanno determinato. Non possiamo evitare di fare questo nel rispetto degli accadimenti che sono intervenuti, entro cui io mi pongo con uno spirito di sereno ottimismo, perché è la mia natura, e la ferma convinzione che noi ce la faremo a riportare la nostra università che amiamo
al prestigio che le è stato sempre proprio. Grazie. Grazie al professore Calabrese e adesso tocca al professore Roberto Burrello. Grazie decano, grazie a tutti voi per essere qui. Il cuore del mio progetto è il benessere dell'individuo. Nessun programma, nessun progetto di governo, di sistema può prescindere da questo. È proprio il benessere di tutte le componenti dell'università che può assicurare un cambiamento che deve essere sostenibile nel tempo, perché altrimenti un cambiamento che non è accompagnato e sposato da tutto l'Ateneo è chiaramente un cambiamento che porterà a un fallimento in breve termine. E questo è il momento storico in cui noi possiamo veramente attuare un cambiamento profondo della nostra istituzione. Quindi benessere, e perché il benessere significa anche qualità, il benessere di tutte le componenti dell'Ateneo, dagli studenti, personale tecnico e amministrativo, i docenti, benessere porta qualità, perché altrimenti è chiaro che chi vive male la vita nell'Ateneo non può esprimersi al massimo. E qui apriamo chiaramente un discorso molto centrale al futuro di tutto il sistema universitario italiano: il precariato. Il precariato configura una vita precaria, e una vita precaria non può essere una vita di qualità. Non può essere una vita di qualità nel lavoro, perché non si è in qualche maniera determinati nel fare le cose, e tantomeno può configurare una vita personale di qualità. Ritengo insostenibile che un sistema si basi sul precariato. Quindi la prima azione che dobbiamo fare tutti quanti insieme è eliminare tutte le forme di precariato del personale tecnico, amministrativo e dei docenti. In questo momento al CUN stiamo affrontando la revisione del preruolo e io sono uno degli estensori del documento. Il centro di questo documento è l'abolizione del precariato. L'abolizione del precariato significa di sicuro a tutti i livelli una migliore qualità di didattica, una migliore qualità della ricerca, una migliore qualità della terza missione, una migliore qualità della vita dell'Ateneo. E questo significa anche un approccio migliore, per esempio, con gli studenti. Mi immagino che un docente non precario e un personale amministrativo non precario abbiano maggiore serenità per affrontare anche i problemi quando si rivolge agli studenti, e far trovare agli studenti una faccia sorridente piuttosto che una faccia tesa. Questo è il cuore del programma, perché se parliamo di qualità dobbiamo necessariamente fare in modo che ci sia realmente la qualità della vita delle persone coinvolte. Beh, a questo punto possiamo scendere in maggiore dettaglio nelle famose missioni dell'università. Le tre missioni dell'università, devo dire che trovo sempre una grande difficoltà a separarle, no? Le possiamo separare formalmente, però, come vedrete dal discorso che cercherò di fare in maniera omogenea, è difficile separare la didattica dalla terza missione, è difficile separare la ricerca dalla terza missione, è impossibile separare la didattica dalla ricerca, secondo quanto Humboldt disse diversi anni fa. Dobbiamo di sicuro separare, non separare queste cose, ma evidentemente poi a livello organizzativo richiedono diverse azioni. Per quanto riguarda la didattica, purtroppo, voi sapete, noi come Sistema Italia siamo messi malissimo, siamo terzultimi nei paesi OCSE dopo la Turchia come numero di laureati. Ma a Catania, devo dire, stiamo anche peggio, perché nella classifica italiana, che viene denominata in maniera del tutto erronea la qualità della didattica, noi siamo penultimi subito prima di Napoli. Ora, il problema è che questa benedetta ranking sulla qualità della didattica non consideri un solo aspetto del docente. In realtà
è espressa male il concetto. Il concetto dovrebbe essere qualità dei servizi dedicati alla didattica. Su questo io sono intervenuto, scusate se ogni tanto personalizzo, perché è difficile distinguere una candidatura da un ruolo personale, cioè, quindi, evidentemente poi la mia persona qualche volta farà capolino, la mia esperienza. Ho scritto diverse volte a Censis e Repubblica chiedendogli di modificare questa cosa, perché mi dà fastidio, perché coinvolge personalmente ciascuno di noi e questo non è sostenibile. Se voi fate, io l'ho riportato nel mio programma, non mi annoio con la lista, ma non c'è nessuno dei punti che riguarda il docente, la didattica del docente o la reperibilità del docente. Poi l'ultima addirittura è vergognosa, è l'occupabilità. Come se le politiche del territorio e i problemi socio-economici fossero, diciamo, a carico dell'università. Cioè c'è una gran confusione e io ritengo che su questo tutti quanti insieme dobbiamo intervenire, perché è veramente una cosa molto brutta. Per tracciare questa indistinguibilità tra didattica e anche terza missione, vi racconto anche qui, purtroppo, mi chiedo scusa, un'esperienza personale. Terza missione. Terza missione significa anche chiaramente contatto col territorio. Allora, come Dipartimento di Chimica, insieme al PLS, abbiamo attivato una azione abbastanza intraprendente, forse prima in Italia, che è quella di aprire un laboratorio di scientifico a Montedoro. Montedoro dov'è? Appunto, Montedoro dov'è? Montedoro è nel Nisseno, quindi al centro della Sicilia. Perché il progetto culturale dell'università, che diventa poi terza missione didattica, deve chiaramente andare a contrastare un'azione che centrifuga della cultura, cioè dal centro va solamente verso questi tre università e Enna, che è un po' più centrale, ma essenzialmente sta impoverendo la parte della centrale della Sicilia. Quindi didattica e terza missione. E là i ragazzi imparano cosa significa esattamente un metodo scientifico. Didattica. Didattica non possiamo non tener conto che è uno dei fattori che più ci penalizza nel ranking delle università. Perché c'è una difficoltà obiettiva dei nostri studenti nel procedere con regolarità nel loro corso di studi. Io ritengo che la riforma 3 più 2 ha snaturato, noi abbiamo accompagnato questo problema, andando a contrarre le vecchie lauree quinquennali nel triennio. Questo non è possibile. Dobbiamo rendere una didattica sostenibile, dobbiamo far sì che la triennale abbia un carico didattico che è in linea con la sua reale azione sul territorio. Una laurea triennale non può essere una laurea che sostituisce la quinquennale di una volta. Quindi io chiederò a tutti quanti, come mai fossi il rettore, tutti i corsi di studio di rivedere criticamente, senza entrare io personalmente nel merito, di rivedere criticamente ciò che è stato fatto. Abbiamo 103 corsi di studio, ritengo che forse un ripensamento su queste cose bisogna farlo. Come Dipartimento di Scienze Chimiche, noi abbiamo contratto 3 corsi di studio in uno e in quell'uno abbiamo messo 4 offerte formative. Cioè abbiamo contratto e allargato l'offerta formativa. Si possono fare questi sforzi perché noi non dobbiamo pensare soltanto alle classifiche, ma gli studenti, se hanno difficoltà, sono difficoltà obiettive, dobbiamo registrarle. E noi dobbiamo, quali gestori del sistema, dobbiamo chiederci perché e andare a cambiare le cose affinché migliorino. Sulla struttura, voi sapete che io ho fatto una proposta, nel senso che non c'è rilancio della didattica, non c'è rilancio dell'internazionalizzazione, non c'è rilancio dei dottorati se non ci sono le strutture adatte per ospitare i docenti che vengono da fuori, se non ci sono delle strutture adatte per ospitare i nostri studenti, se non ci sono strutture adatte per organizzare delle scuole estive internazionali che fanno conoscere Catania e il territorio. Quindi la mia proposta era quella di chiedere che il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele, di cui era già stato inizialmente chiesta la destinazione all'università, sia destinato tutto o in parte all'università, perché là veramente sarebbe il più bel campus europeo, perché lì ci possono essere veramente non solo teoricamente la scuola superiore, che in questo momento secondo me soffre
una capacità propositiva di dottorati e di ospitare scuole di internazionali, che è il suo reale compito, ma quello era e quello è, cioè non è dipeso da nessuno, è una, diciamo, una limitazione intrinseca a Villa San Saverio. È una sede distaccata, non la vedo bene, perché la delocalizzazione di qualsiasi struttura non è razionale. Invece un presidio ospedaliero che già in realtà ha per sua struttura delle stanze con dei bagni, cioè, voglio dire, è molto più semplice. I piani nobili sono bellissimi, allora là si potrebbe fare anche una parte museale molto interessante, si potrebbe fare un centro congressi e si può fare un'azione estremamente interessante come è stata fatta a Harlem. La Columbia ha aperto un nuovo bellissimo campus ideato e progettato da Renzo Piano. Questo significa contaminare il territorio, aprirsi al territorio. Catania è un territorio difficile. Noi abbiamo il dovere non solo di formare i nostri studenti, i prossimi leader siciliani, i nostri leader. Noi abbiamo il dovere di contaminare tutta la città, porte aperte 12 mesi l'anno, Rosario. Porte aperte 12 mesi l'anno. Con, per esempio, voi ve li immaginate, lì Radio Zammu e TV Zammu messi insieme, accogliendo questi ragazzi che hanno voglia semplicemente di vivere una vita propositiva. Vado veloce, ricerca, non mi soffermo su altri aspetti. La ricerca, il rilancio della ricerca va fatto attraverso piccole cose. Ogni dipartimento deve avere il proprio ufficio di ricerca, ma non semplicemente spostando qualcuno da lì a lì come in catene, ma tu vai all'ufficio, no, assolutamente, su base volontaria e su formazione. Queste persone devono essere formate a Bruxelles, noi non abbiamo bisogno dell'ufficio a Bruxelles. Si mandano personale del reparto amministrativo, si mandano a Bruxelles e si fanno formare all'interno di queste grandissime ufficiali lobby che sanno esattamente come muoversi, e là si crea la rete. 5, 6, 7 mesi, rapporti continui, viaggi continui a Bruxelles, perché l'ufficio ricerca del dipartimento deve fare un lavoro di mining specifico su quei progetti che interessano il dipartimento, quindi deve saperli poi seguire fino alla rendicontazione. Il docente deve fare didattica e ricerca, non siamo capaci di fare parte amministrativa, è uno sforzo incredibile, dove ci vogliono 10 minuti per una persona competente, per noi ci vogliono 5 giorni, e questo dobbiamo ammetterlo, non è una questione di ruoli, è una questione di competenze, perché il ruolo sottintende una competenza. Non c'è una divisione, chi meglio, chi peggio, A, B, C, non è così. Una competenza significa che tu sai fare una cosa meglio di me, grazie, falla per cortesia, falla bene, ma ti devo mettere io nelle condizioni di saperla fare. Devo essere io a dirti, guarda, ti porto avanti. E questo non solo per l'ufficio ricerca, questo per tutti gli uffici, perché dignità di lavoro significa anche dignità di saper far bene le cose. Quindi bisogna istruire le persone con dei corsi che siano richiesti in maniera specifica dal basso, perché il rettore non può sapere cosa serve. Anche qui il rettore è unus inter pares, non può cambiare lui da solo il mondo, non si prende il mondo sulle spalle, novello titano, e se lo trascina. È un sistema che deve essere coordinato. Lo sforzo viene da tutti noi, è uno sforzo collettivo, uno sforzo sinergico. Se ci mettiamo in una barca e remiamo male, la barca va in circolo. Se remiamo bene va in una direzione che è quella politica che è delineata dalle nostre presentazioni. Terza missione. La terza missione è veramente la summa di ricerca didattica e del rapporto non solo col territorio siciliano, ma col territorio nazionale. Terza missione significa rapporto con il Ministero, rapporto con il CUN, rapporto con la CRUI, rapporto con tutte le aziende. Ricordiamoci che se io faccio una collaborazione con l'industria, l'industria mi sottopone un problema che a me poteva essere sfuggito. Quindi la terza missione, aspetti scientifici rilevantissimi, ma anche aspetti di visibilità, e qui è la rinascita dell'Università di Catania, la visibilità cambiata
un'immagine totalmente diversa da quella veramente distorta che in questo momento ha il paese di noi. E questo si fa solamente facendosi conoscere realmente, mettendoci la faccia sulle cose. Quindi assolutamente un contatto strettissimo con tutte le realtà italiane, compresa Confindustria, compresa la Union Camere, con tutti. Problema rilevantissimo sono i finanziamenti. Se bisogna risolvere i precari, bisogna fare un piano straordinario. La risoluzione dei precari del comparto tecnico amministrativo e dei docenti passa attraverso un piano straordinario. Abbiamo delle scadenze ben precise e bisogna rispettarle. Ci sono diverse azioni che ho delineato già. La prima è semplicemente quella di spingere la regione Sicilia a fare come ha fatto la regione Puglia, cioè per un piano di coordinamento anche della vita degli atenei. La regione Puglia mette dei soldi per i ricercatori universitari. Altresì si può chiedere un anticipo dei punti organico. Il punto organico non porta soldi, il punto organico è una maniera del Ministero di valutare la solvibilità di un ateneo. Quindi il punto organico ci dice: dei soldi che tu hai, tu puoi spendere questa cifra. Non esiste, anche perché il punto organico non è legge di Stato. Il punto organico è una norma che può essere abolita in un giorno. Allora, bisogna semplicemente affrontare duramente e dimostrare solvibilità al Ministero dicendo: benissimo, guarda che tu mi puoi anticipare dei punti organico, io risolvo i miei problemi, ti dimostro che questo si può fare dal punto di vista finanziario, e il problema si risolve, eventualmente si può anticipare un pochettino del piano triennale. Niente di più e niente di meno. Voi sapete, fra le altre cose, che il CUN è da anni che sta cercando di convincere il Ministero a eliminare i punti organici. Vi ripeto, in un giorno, così come va riformata la legge Gelmini, che tanti danni causò agli universitari. Bene. Vado a stringere la governance, i dipartimenti. I dipartimenti per definizione stessa sono autonomi. Il rettore deve essere semplicemente garante di questa autonomia. Il rettore non può e non deve entrare nella vita dei dipartimenti, perché questo è un vulnus gravissimo. Non dell'autonomia dei dipartimenti, ma della vita democratica dell'ateneo, che è una cosa ben diversa. Il rettore deve essere sempre in contatto con tutti i dipartimenti, in contatto semplicemente per sentire come va, e ove mai invitato partecipare a delle assemblee di dipartimento, non a sedute di consiglio di dipartimento, alle assemblee di dipartimento, nel massimo della trasparenza. Dicevo ieri alla radio, è stato costruito un teorema dai magistrati che deve essere dimostrato. Se fosse dimostrato vero, e tutti ci auspichiamo che non sia così, e tutti dobbiamo auspicarci che non sia così, ma se fosse dimostrato vero, mi dissocio, perché è contrario a quello che sono i principi in cui io credo. Presidio di qualità e accreditamento, sì, grazie. Non era un invito, rispondevo sul problema, era semplicemente chiudi e buonanotte. Allora, presidio di qualità e accreditamento. Presidio di qualità, nucleo di valutazione in caduta, perché questo è l'ordine in cui si muovono, sono fondamentali, perché il presidio di qualità ci fa conoscere la filosofia della qualità, che è una filosofia che noi non dobbiamo abbandonare. Il nucleo di valutazione della qualità va ad accertarsi dipartimento per dipartimento che le politiche messe in atto dal presidio di qualità siano
attuate nel singolo dipartimento. È importantissimo, è una strada che non dobbiamo abbandonare. Chiudo subito. Faccio una chiusura circolare. Tutto questo non può dipendere solo dal rettore. Tutto questo dipende da un colpo di ali che tutti noi dobbiamo dare insieme. Altrimenti nessun rettore riuscirà a fare un programma sostenibile nel tempo. Grazie. Ringrazio il professore Purrello e adesso tocca al professore Francesco Priolo. Grazie decano, grazie per essere qui, colleghe, colleghi, amici e amiche del personale tecnico amministrativo, studentesse, studenti. Credo che per chiunque voglia candidarsi alla carica di rettore di questo Ateneo, la prima cosa innanzitutto è presentarsi. Con molti di voi ci conosciamo, ma è bene conoscersi meglio. Perché non basta il programma, la cosa importante è la propria storia. E allora brevemente fatemi dire di me. Ho 57 anni, 2 figli e sono innanzitutto un ricercatore. Ho veramente dedicato la mia vita alla ricerca scientifica e alla scienza. E in questi anni poi ho dedicato anche parte degli sforzi alla gestione, tanto a livello internazionale quanto a livello nazionale e locale. Sono stato presidente della European Materials Research Society a Strasburgo per diversi anni e sono nei panel dello European Research Council a Bruxelles, giusto per fare 2 esempi. E per quello che riguarda a livello locale, ho fondato e sono stato il primo direttore di un centro di ricerca sulle nanotecnologie, Matisse, del quale sono stato direttore per 10 anni e che ha moltissimi dipendenti. Bene, a livello di Ateneo, sono stato presidente della Commissione Ricerca di Ateneo per tanti anni ed è cominciata così la cultura della valutazione in questo Ateneo, delegato del rettore alle relazioni internazionali e veniva citato dall'amico Vittorio Calabrese, sono stato il responsabile del progetto BRIT per costruire un centro di Ateneo sulle bio e nanotecnologie. È arrivato terzo tra tantissimi progetti e ha portato in questo Ateneo 22 milioni di euro. Non volevo citarlo, ma lo cito per ricordare una cosa, che dopo aver rendicontato sino all'ultimo euro per quello che è un centro di Ateneo con attrezzature all'avanguardia di livello europeo, 7 anni fa, nominato presidente della scuola superiore, proprio per il mio stile, ho dato le dimissioni perché si fa una cosa alla volta. E il centro è stato diretto da una collega, Stefania Stefani, e non me ne sono più occupato perché si lavora per l'istituzione. Per 6 anni sono stato presidente della Scuola Superiore di Catania e alla scuola si citava, l'amico Roberto Purrello citava il terzo livello. Beh, sono partiti i dottorati in collaborazione con la Normale di Pisa. È partito un dottorato in storia, un dottorato in political science. Sono cose importanti perché sono in collaborazione direttamente con un'istituzione importante. Ebbene, dopo 6 anni, eletto direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, ho rassegnato le dimissioni dalla Scuola Superiore di Catania per massimo rispetto delle allieve e degli allievi della scuola, del personale tecnico-amministrativo della scuola e dei colleghi che mi avevano votato. Oggi sono direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, ma in tutti questi anni ho interagito con tante e tanti di voi. E chi mi conosce sa bene come ho conosciuto la ricchezza di cultura che c'è in questo Ateneo e ho conosciuto le diverse macro aree, le specificità delle diverse aree. E chi mi conosce bene sa quanto io tenga a dire che non ci sono 2 culture. La cultura è una sola.
Steve Jobs diceva: l'innovazione sta all'incrocio tra il viale delle scienze umanistiche e il viale della tecnologia. Io credo fermamente che questo sia vero e credo fermamente che la cultura sia unica e che tutte le specificità vadano aiutate alla stessa maniera, perché la crescita possa essere armonica. E allora fatemi dire una cosa, giudicateci per i nostri programmi, ma giudicateci specialmente non tanto per i ruoli, ma per quello che si è fatto, per quello che si è dimostrato sul campo in questi anni. Ora, questo è un momento drammatico per il nostro Ateneo, fatemelo dire forte, probabilmente il momento più complesso dalla sua fondazione dopo il terremoto di fine 600. E allora dobbiamo reagire. Se ho deciso di candidarmi è davvero, ve lo assicuro, per senso di responsabilità e spirito di servizio, perché credo che sia necessario davvero insieme riconquistare quella onorabilità, quella immagine nei confronti della città, dell'opinione pubblica, quell'orgoglio di essere parte di una comunità di cui abbiamo ancora diritto, perché ce lo meritiamo, perché ci sono tante forze positive e una quantità di lavoro ad altissimo livello in questo Ateneo che va preservato. Ma cosa sarebbe la nostra città, cosa sarebbe questo territorio che per tanto tempo è stato sotto attacco, con una diminuzione di oltre il 20% delle risorse agli Atenei del Sud e all'Ateneo di Catania? Cosa sarebbe se si trovasse in presenza di una università debole? Avremmo una modifica del tessuto socio-culturale della città irreparabile. È una responsabilità che oggi abbiamo tutti, non noi candidati rettori. L'abbiamo tutti ed è una responsabilità nei confronti della città, nei confronti del territorio, nei confronti di questa terra. E allora io ci metto la faccia. Ci metto la faccia e ci metto la mia storia, perché ritengo che il rettore debba ergersi a baluardo in difesa della cultura. Qual è la mia ricetta? La mia ricetta è voltare pagina in maniera decisa, mettere una pietra tombale su tutte le divisioni che hanno lacerato questo Ateneo per oltre 10 anni e costruire un Ateneo che sia un Ateneo solo delle competenze, un Ateneo della cultura. Non voglio più sentire università bandita. Questa deve essere l'università della cultura, perché lo è, e dobbiamo tornare ad esserlo anche per l'opinione pubblica. E quindi ripartire subito, ripartire a testa alta, ripartire subito anche con i concorsi, immediatamente, perché le forze giovani, le forze nuove devono avere ingresso in questa università. Non possiamo permetterci di perderle, ma ripartire a testa alta senza nascondere nulla, perché non c'è nulla da nascondere e non c'è nulla di cui dobbiamo vergognarci, assolutamente. E allora la mia ricetta è regole chiare, trasparenti, certe, bloccate per un triennio, pubblicizzate sul web. La mia ricetta è un'operazione trasparenza, un delegato alla trasparenza, ma non solo. Siccome dobbiamo ripartire subito, e lo sappiamo fare, e le nostre regole non sono peggiori di quelle delle altre università, perché la nostra università ha standard anche migliori di tante altre, dobbiamo farlo capire a tutti. E per fare questo non possiamo essere autoreferenziali. Quindi la mia ricetta è sostanzialmente, come nei migliori standard internazionali, avere un advisory board. Advisory board che tipicamente è esterno in tutti i grandi laboratori internazionali. Ho fatto parte di molti advisory board. E lo chiameremo osservatorio, con alte personalità esterne che possano certificare anche all'esterno che le procedure che ci sono a Catania non hanno nulla da invidiare a quelle di Bologna, nulla da invidiare a quelle del Politecnico di Milano, perché dobbiamo andare a testa alta,
Nessuno di noi può vincere un concorso e sentirsi dire «ma chissà come l'hai vinto, non esiste, non ce lo meritiamo, noi non siamo questi e dobbiamo proseguire e andare avanti». Un osservatorio che ci possa dire che noi siamo best practice, che usiamo le best practice e dove non le usiamo ci miglioreremo e le cambieremo. Il mio ateneo deve essere un ateneo della partecipazione, con un'assemblea programmatica annuale aperta a tutte le componenti, con una squadra di governo con deleghe forti, un vero e proprio rettorato condiviso. E poi indipendenza degli organi. Una riforma statutaria e quindi una commissione di riforma statutaria che nel bilanciamento dei poteri del rettore preveda una diversa composizione per il consiglio di amministrazione, dove ovviamente, secondo la legge Gelmini, ci sono dei momenti di scelta, ma momenti di scelta accoppiati a una finale elezione, non una scelta diretta da parte del rettore. E poi un'operazione di comunicazione. Dobbiamo davvero, in maniera professionale, comunicare la nostra immagine, comunicare quanto di bene e di buono c'è e si fa in questo ateneo. E questo è centrale e va fatto in maniera davvero professionale. C'è il mio programma. Potrete vedere con più attenzione tutte queste cose anche direttamente su un sito www.francescopriolo.it. E lì nei dettagli vengono toccati i diversi punti. In pochi minuti posso dirvi solo alcuni punti un po' a volo d'uccello, ma il programma è dettagliato ed è ambizioso ed è un programma per 6 anni con obiettivi a medio, a breve, medio e lungo termine. Per la ricerca. Innanzitutto per la ricerca manca una strategia pensata. Non può essere fatta da un singolo che è il delegato alla ricerca. Quindi va introdotta una commissione ricerca di Ateneo con un presidente, delegato del rettore, ma con i membri di tutte le diverse aree, di tutti i diversi dipartimenti, in maniera che tutte le specificità possano emergere e che si possa avere una ricerca pensata ed una strategia della ricerca. Chiaramente anche l'ufficio ricerca va riformato. Va riformato in maniera professionale, va riformato con delle figure di raccordo tra i dipartimenti e l'ufficio ricerca, che permettano in tutti i modi di andare a fare scouting dei migliori bandi. Ma poi fatemi dire che ci vorrà anche altro, perché non tutte le aree hanno uguale possibilità di finanziamento. E quindi, per quello che riguarda le aree che hanno possibilità di finanziamenti milionari, sui progetti più grossi propongo di prelevare una piccola percentuale da trasferire a quelle aree che non hanno accesso a progetti e bandi tecnologici, che sono i più ricchi, e che però in questo modo possono avere accesso a un fondo interno di Ateneo su base meritocratica, perché tutte le aree possano svilupparsi effettivamente in maniera armonica. Ci vorranno delle risorse ad hoc per le biblioteche digitali, questo è centrale, ne abbiamo troppo poche, ed è la ricerca sul campo, quella va fatta con standard europei, perché all'Europa è noi che dobbiamo guardare. Didattica. Anche sulla didattica è necessaria una politica pensata. Innanzitutto accreditamento. Sull'accreditamento dobbiamo andare avanti. Non dobbiamo pensare che sia un problema dei direttori, dei presidenti di corso di studio, del presidente del nucleo di valutazione, della qualità. No, è un problema di tutti, perché se l'accreditamento va male lo pagheremo tutti e se va bene ne avremo un vantaggio tutti. Io credo che dopo un terremoto come quello che abbiamo avuto dovrebbe essere, almeno questo è quello che io penso, utile chiedere una piccola proroga. E se sarò rettore la chiederò. Chiederò una proroga. So già che non potrà essere di molto, massimo 6 mesi,
ma credo che sia utile per poter affrontare l'accreditamento nel modo migliore possibile. Eravamo già, grazie al lavoro svolto, grazie anche molto al presidio di qualità, grazie al lavoro da parte di tutti, avanti, il nucleo di valutazione, avanti in questo percorso, ma ci siamo fermati. E quindi diciamo è bene avere un po' di tempo in più se ci viene concesso. E poi vorrei creare una commissione didattica di Ateneo, perché la didattica non può essere solo in mano al delegato alla didattica. È necessario un gruppo, un presidente, il delegato alla didattica, ma membri rappresentativi di tutti i dipartimenti, perché la didattica è vero che viene svolta all'interno dei dipartimenti che pensano la didattica nuova e modificano la didattica esistente, ma una strategia di Ateneo su quelli che sono i corsi interdisciplinari, su quelle che devono essere le politiche, non può essere fatta dal Senato, non c'è tempo, il Senato poi decide, ma un organo che sia un pensatoio sulla didattica che vogliamo, ci vuole e lo dobbiamo creare, lo ritengo fondamentale, perché l'università che voglio è l'università che discute, l'università che analizza, l'università che coinvolge e tutte le forze buone, tutte le competenze che abbiamo devono essere coinvolte. E poi il dottorato di ricerca. I dottorati di ricerca devono essere potenziati, ma potenziati da tutti i punti di vista, anche sulla base del riconoscimento. Ma è mai possibile che i CFU utilizzati per insegnare in un dottorato di ricerca non vengano riconosciuti, come se fosse didattica di serie B, come se fosse didattica gratis? È lavoro. Dobbiamo dare onorabilità, visibilità al dottorato di ricerca e quindi riconoscere anche il lavoro delle colleghe e dei colleghi che viene svolto per i dottorati di ricerca. Terza missione. Ci vogliono più fondi. Bisogna sicuramente potenziare il sistema museale di Ateneo. Bisogna potenziare il public engagement, la formazione permanente. Tanto facciamo, ma dobbiamo dare più valore a quello che si fa, perché il nostro tempo è diviso tra ricerca, didattica, terza missione e servizio per gli altri. E tutte e quattro queste cose devono essere valorizzate. Per l'internazionalizzazione tanto è stato fatto, ma tanto va ancora fatto, in particolare considerando un potenziamento dei servizi di accoglienza e un incremento delle convenzioni. Il tempo è tiranno, quindi sto per concludere. Dirò due cose. Una per quello che riguarda l'amministrazione. Bisogna semplificare e sicuramente migliorare i servizi. Penso a dei servizi informatici che possano essere veramente validi. Qualunque riferimento a Smart Edu ovviamente è casuale. E poi per gli amministrativi, il personale, l'università ha tre gambe, docenti, personale, tecnico amministrativo e studenti. Tutte e tre devono essere valorizzate. E la prima cosa, come giustamente ha detto il collega Roberto Purrello, è il precariato. Il mio impegno è chiudere sin da subito le stabilizzazioni, perché è giusto così, perché deve essere così. Concludo. Per gli studenti, ricordatevi, più servizi, perché una università viene scelta non solo per i corsi di laurea, ma anche per i servizi che può offrire. E su questo dobbiamo lavorare. Il mio tempo è scaduto. Il momento è complesso. Credo fermamente che tutti insieme ce la potremo fare, ma davvero dobbiamo farlo non solo per noi, lo dobbiamo fare per questa terra, perché senza un'università forte questa terra sarà più povera. Qualcun altro? Per il momento non vedo altre mani. Bene, il tempo è 2 minuti per ciascuno degli interventi, iniziamo da qui. Grazie.
Allora, un ringraziamento alla Costituzione di Cataldo e ai candidati, perché la migliore risposta che secondo la mia opinione che possa aver dato l'università di venire immediatamente le elezioni e rappresentare la pluralità dei candidati. Quindi un grazie da parte mia e penso a tutti quanti i ricercatori. Poi la domanda che pongo è questa: quali secondo voi, ho sentito tutti e cinque i candidati e vorrei sapere da parte vostra qual è in questo momento la figura ideale del rettore. Grazie. Grazie. Il professore Faraci. Sì, grazie. Proverò a fare qualche domanda all'interno di un ragionamento un po' più articolato, ma starò nei tempi. Sono il delegato interrotto per due volte al trasferimento tecnologico e quindi vorrei dire che, ringraziando naturalmente tutti i colleghi e candidati che hanno deciso di sottoporsi alla valutazione del corpo elettorale, mi sembra che un certo dibattito preelettorale cominciato meno di un mese fa e quello primissimo avviato in questi giorni sull'onda dello tsunami giudiziario che ha travolto l'Università di Catania sia orientato giustamente verso questioni che per quanto urgenti e indifferibili vanno affrontate, ma sono ancora un po' ammantati di falso moralismo, di finto legalismo, di artificioso perbenismo, di ingannevole eccellentismo, se così si può dire, e di un pizzico di tatticismo che non manca mai. Sia chiaro a tutti che a scanso di equivoci legalità ed etica sono due stabili e imprescindibili condizioni di funzionamento del nostro Ateneo, però come sono un po' come il sistema operativo per i PC. I PC però funzionano anche con i programmi operativi. Bene, la riflessione e domanda: si è parlato poco di programmi operativi in questi anni e stranamente se ne continua a parlare meno. Non mi riferisco a questo momento elettorale dove da parte vostra ci sono linee programmatiche per una futura azione di governo. Il dibattito interno all'Ateneo, anche quando l'Ateneo operava in piene condizioni, a pieno regime sul piano della governance, ha evitato di affrontare il tema dei programmi operativi, ha privilegiato disquisizioni sui problemi. Ora io vorrei sentire parlare di programmi operativi, anche quando ho svolto appunto le funzioni di delegato interrotto in questi anni, ho avuto il pallino dei programmi, pur continuando ad occuparmi della quotidianità insieme agli uffici. Programmi, del programma ad esempio fa parte il fatto che Catania ospiterà a fine novembre la finale del premio nazionale per l'innovazione. Ora io quello che ho fatto, non lo so, va valutato poi successivamente, è meno del 10% di quello che avevo in mente di fare e che è contenuto in documenti programmatici. Allora un buon 90% si è perso strada facendo. E perché si è perso strada facendo? Non tanto perché ci stanno le invidie, le gelosie, gli ostruzionismi, le morbose attenzioni per la poltrona altrui, perché quelle si possono giustificare, fanno parte delle debolezze umane, per cui basta vaccinarsi per scongiurare la comparsa di queste malattie esantematiche. Un buon 90% si è perso perché i programmi non stuzzicano per gli operativi, l'interesse della collettività, anche degli organi di governo, sono considerati velleitari, si litigano sbrigativamente come o troppo ambiziosi o poco fattibili, spaventano perché potrebbero dare visibilità a chi li propone, dimenticando ogni tanto che chi di visibilità ne ha di suo dal punto di vista personale ne può portare all'Ateneo, e sono giudicati strumentali rispetto a chissà quali secondi fini, e quindi si arenano nelle secche dell'inerzia organizzativa. Vado a chiudere. Ora, per un'efficace azione di governo, 3 minuti. Sì, per un'efficace azione di governo ci vogliono programmi operativi con indicazioni di obiettivi misurabili in termini di impatto per l'Ateneo e di rilevanza per la prima, seconda e terza missione. Quindi mi piacerebbe che si affrontasse anche questo tema di come nei primi 100 giorni i candidati rettore affrontano o possono affrontare questo tema. Un ultimo aspetto, dobbiamo dircelo in modo chiaro, abbiamo un apparato amministrativo che si prodiga quotidianamente, generosamente per risolvere molti problemi, ma non è ancora all'altezza della complessità dei ruoli e dei compiti che un mega ateneo come quello di Catania richiede, quindi bisogna intervenire con un'azione di riqualificazione, il personale va aiutato. La nostra, e finisco, non è un'università bandita, non mi riconosco in questa etichetta, forse è stata bendata, nel senso che ha chiuso e continua a chiudere gli occhi di fronte a dei problemi che poi sul piano strategico e organizzativo sono facilmente risolvibili. Buon senso si potrebbero risolvere. Concludo con una questione di metodo, ho finito veramente. Anni fa mi trovavo all'aeroporto di Catania per andare a un convegno,
è un noto senatore del territorio che incrociai, mi disse: caro professore, per chi votiamo a queste elezioni del rettore? E gli risposi: senatore, ma per caso siamo diventati adesso colleghi universitari e io non ero a conoscenza? Forse è stata un'inusuale quanto reattiva risposta che ripeterei ancora una volta e mille volte se fosse necessario, perché bisogna dialogare con tutti nel territorio, perché altrimenti l'università sarà a Torre Burnia, però bisogna mantenere l'autonomia. Di questa autonomia io sono via insieme a tantissimi colleghi per bene che ho conosciuto in questi anni da delegato, che, come dire, portano avanti l'eccellenza nei fatti di difenderla poi operativamente nelle scelte quotidiane. Grazie. Grazie la professoressa Nelli. Grazie. Io compenserò questo intervento più lungo con una domanda molto breve e molto diretta. Non so se la domanda può essere formulata oggi, ma un'abitudine che non c'è mai stata nel nostro, anche nelle nostre precedenti campagne elettorali e che potremmo cominciare a intraprendere adesso a partire da queste, sarebbe per noi elettori molto opportuno conoscere non soltanto gli elettori, anzi ringrazio chi ha voluto innanzitutto presentare se stesso, ma anche la propria squadra, o almeno per grandi linee, farci conoscere prima, perlomeno nelle... ripeto, la domanda non credo che possa essere forse formulata oggi, ma prima delle elezioni per noi sarebbe opportuno capire anche a quali altri, di quali altri componenti si compone la squadra di ciascun candidato. Grazie. Grazie, il professore Lamelli. Grazie a tutti. Io ho un problema con i miei studenti, vogliono andare a fare la magistrale fuori e sono d'accordo con l'idea del professor Priolo. Dobbiamo metterci tutti la faccia, dobbiamo riprenderci l'università con la qualità. Abbiamo allievi in giro per il mondo, chiediamo a loro di fare le comunicazioni, abbiamo TV Zanu, abbiamo allievi che stanno a Stanford, che stanno a Cambridge, che stanno a Sydney, che stanno in giro per il mondo. Chiediamo loro di aiutarci per riportare la comunicazione qualitativa all'interno dell'università, ma anche verso la società. Altra cosa, giustamente c'è il professor Priolo, oggi noi abbiamo tantissime missioni archeologiche all'estero che sono il nostro biglietto da visita, per esempio, ma tantissimi progetti di ricerca. Perché queste cose non si possono vedere sul sito web d'Ateneo? È impossibile trovare e capire informazioni su questo. Quindi chiederei al futuro rettore la creazione di una sezione alumni in cui ci possano essere dei video da parte degli studenti che stanno all'estero e che fanno dottorati e una maggiore visibilità dei progetti di ricerca all'interno del sito web. Grazie. Grazie il professore Miuso. Sono Biuso del NISU, del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Intanto vorrei ringraziare il decano per lo stile e la determinazione con cui sta guidando l'Ateneo in un momento così complesso e difficile. Poi vorrei porre una domanda specifica ad alcuni dei candidati, non soltanto in relazione a ciò che hanno detto qui, ma anche in riferimento ai loro programmi e in ordine alfabetico. Allora, il professor Barbagallo... nel suo programma, nel programma che ci ha inviato nella seconda pagina, pagina 2, scrive, fra l'altro, essere coraggiosamente aperta verso noi percorsi. Ah, ecco, professore, il suo PDF non è editabile, è un piccolo difetto perché il copia e incolla è difficile, ho dovuto fare la fotografia. La prossima volta magari se ci manda un PDF un po' più usufruibile. Allora, detto questo, appunto, lei scrive verso la revisione dei percorsi formativi anche consolidati quando questi non assicurino una reale prospettiva culturale e professionale. Io devo dire che mi ha preoccupato questa affermazione perché dei corsi che non assicurino una reale prospettiva culturale, credo soprattutto professionale, che cosa vuol dire? Perché certo chi si occupa di storia bizantina, chi si occupa di filologia trobatorica, chi si occupa di Spinoza, certo non porta
soldi immediatamente, ma credo che porti il significato. Questi corsi, a suo parere, come devono finire? Dato che effettivamente non portano molte risorse, vanno chiusi, vanno sostituiti, ecco, vorrei un chiarimento su questo, se sarà possibile. Allora, per quanto riguarda il professor Priolo, ha scritto a pagina 5 del suo programma: la ricerca è infatti alla base anche della qualità della didattica. Condivido pienamente e vorrei un chiarimento su due punti che il professore ha affrontato, e cioè andranno ulteriormente potenziati i servizi del sistema archivistico e bibliotecario. Ora, come membro del DISUM sono molto sensibile a questo, perché come i colleghi fisici, chimici, biologi utilizzano i laboratori, il nostro laboratorio sono le biblioteche. Ecco, che cosa si può fare per modernizzare anche telematicamente l'utilizzo delle nostre biblioteche? E poi un altro elemento che mi è sembrato molto interessante del suo programma, pagina 20, lei a proposito di aperture sull'attività degli studenti, scrivi in modo che gli studenti possano avere spazi di studio a loro disposizione, decorosi, vivibili, aperti in orari che coprano anche quelli serali. Ora, io come delegato alla biblioteca del Dipartimento ho avuto enormi difficoltà, e per fortuna però ci siamo riusciti con la collaborazione di tutto il personale, che ringrazio anche in questa occasione, difficoltà ad aprire la biblioteca fino alle 19.30. L'ideale dell'apertura serale di spazi, come in moltissime università europee, sarebbe veramente un ideale. Cosa si può fare? Infine, chiudo col professor Purrello, che ha scritto a pagina 4 del suo programma: a questo proposito, per ovviare ai problemi derivanti dalle mutate forme di comunicazione, sarà fortemente incoraggiata la sperimentazione di nuove tecniche di insegnamento. Vorrei un chiarimento su questa formula un po' generica. E infine, una domanda per tutti. Facilitare, ne avete giustamente parlato tutti, facilitare la nostra vita, le nostre attività di docenti, di esaminatori anche. Ecco, a questo proposito, come è compatibile un obiettivo simile con una piattaforma insufficiente, respingente e vergognosa quale Smart Edu? Che cosa si può fare concretamente? Ce la dobbiamo tenere per anni e quindi perdere un sacco di tempo, di risorse o di energie, o concretamente possiamo fare qualcosa perché rimanga un incubo? È soltanto un incubo ricordato dalla memoria e non ancora pratica quotidiana. Grazie. Grazie, il dottore Piscione. Che è verso lì. Decano, grazie della possibilità dell'intervento. Mi rivolgo a lei anzitutto per farle un'annotazione di servizio, una segnalazione. Stamattina, prima di arrivare in ufficio, ho ricevuto una quindicina di telefonate di colleghi del personale tecnico amministrativo che non avevano ben chiare le modalità di partecipazione. In particolare, sembrerebbe che da alcune strutture, quindi delle segreterie dei dipartimenti, sono arrivate indicazioni che a questa riunione, a questa assemblea, o alle altre, il personale tecnico amministrativo non potesse partecipare, nonostante la sua, glielo stavo per dire, la sua comunicazione chiarissima sull'argomento. Quindi, anche perché vedo davvero poco personale tecnico amministrativo presente, anche delle strutture interessate, io ad esempio faccio parte dell'amministrazione centrale, vedo altri colleghi dell'amministrazione centrale, semplicemente come segnalazione. In merito a una domanda che volevo fare, anzi due, ai tutti i candidati, fra l'altro è un argomento, il primo che hanno toccato un po' tutti, quello della stabilizzazione. Ho sentito il professore Priolo con piacere dicendo che bisognava farla e completarla subito, però sul tema delle stabilizzazioni, siccome è diversi anni, non è solamente l'ultimo biennio, ma è tanti anni che la procedura di stabilizzazione è in corso, è già nelle passate occasioni, nell'ultima elezione del rettore, c'erano stati degli impegni in tal senso che poi
magari non sono risultati esattamente realizzati. E in particolare su questa ultima procedura di stabilizzazione, la leggo così evito di andare a braccio, la conclusione della procedura di stabilizzazione avviata nel mese di dicembre 2017 risulta ancora lontana dalla risoluzione. Vorrei conoscere la posizione dei candidati, con particolare riferimento alla scadenza, alle scadenze previste dalla legge Madia e sugli ostacoli finora registrati sull'attuazione della procedura stessa. Parliamo ovviamente di personale tecnico amministrativo. Una seconda domanda, e ho finito un attimino. La seconda domanda riguarda la figura del direttore generale, una scelta strategica fra continuità e discontinuità. Grazie. La professoressa Schillaci. Qui, avanti. Ah, è sotto. Prego. Grazie. Anch'io ringrazio i nostri candidati. In questo momento è realmente un offrirsi alle istituzioni e cercare di dare col proprio contributo, ciascuno appunto in modo differente come abbiamo sentito, di darci a tutti, dare a tutti la possibilità del cambiamento. Vorrei partire da quello che ha detto Roberto Burrello. Roberto, tu hai parlato di benessere, la ricerca del benessere. Io ti pongo subito la questione in modo opposto per andare a quello che dici tu, perché io e Marco Romano abbiamo dedicato un bel capitolo al nostro lavoro, ci occupiamo di crisis management, ci occupiamo di change, di cambiamento, l'abbiamo intitolato l'elogio del malessere. Allora, io penso che, e poi i psicologi lo sanno tutti, lo sappiamo nella nostra esperienza, che quando c'è un momento difficile, complesso, la crisi appare come la più grande delle opportunità. Quindi questa partenza dal malessere, e io inviterei adesso tutti i candidati rettori a cercare con onestà, perché l'elogio del malessere passa da un'autoanalisi reale, vera, diciamo autentica, non di facciata, per tentare di individuare, sono tante le aree di malessere in cui versa la nostra istituzione. Quindi questo è il primo passaggio. Il secondo, mi ricollego immediatamente a Salvo. Salvo, tu sei presidente del nucleo di valutazione, no? E allora il tema del nucleo di valutazione, io faccio parte delle CEV, ho fatto valutazione nelle aziende, nelle università, mi sono occupata di accreditamento. Questa, una delle prime cose che tu hai detto è: io non chiederò lo spostamento dell'accreditamento, che se da un lato appare un'operazione, diciamo, di corporate reputation, ok, noi non abbiamo niente da temere, in realtà siamo qui pronti. Andando nella sostanza dei fatti, mi sembra veramente improponibile, sapendo esattamente cosa succede quando avviene una valutazione e un accreditamento, un processo di accreditamento, e cercando di evitare quello che succede in molti casi in cui le carte apparentemente sono a posto, e tu da nucleo di valutazione lo sai e te ne sei occupato, e differiscono dalla sostanza. Allora, noi abbiamo bisogno, quindi questo è un tema che abbiamo dibattuto molte volte all'interno dell'ANVUR, ce ne siamo occupati, peraltro sappiamo anche che nella valutazione ci sono blocchi di argomenti, c'è la parte che riguarda i corsi, però la parte che riguarda i corsi, quelli che verranno sorteggiati, problematiche ce ne sono, come detto, ma in termini di punteggio vale poco. Quella che invece è più importante, quella che vale di più nell'accreditamento, è proprio la parte che riguarda la governance, e noi in questo momento siamo in una crisi di governance. Quindi come possiamo, io, questo è il mio parere, pensare che a un certo punto, da qui a febbraio, noi siamo in grado di dare un'immagine di governance che non è quella, ok, l'abbiamo messa a posto adesso, ma riguarda tutto il passato, perché l'accreditamento riguarda il passato. E lo dico e chiudo, poco fa Roberto chiedeva scusa se si fanno piccoli appunti personali, io ho fatto una domanda per far partecipare al CDA, non ovviamente, diciamo, ritengo con l'esperienza, con le caratteristiche, con le skills adatte, non ho mai ricevuto una risposta né favore al CDA della nostra amministrazione. Ecco, da quello anche che abbiamo sentito, abbiamo letto tutti quanti da queste cose, forse anche un problema di governance grosso noi lo avevamo. Quindi io, tu da nucleo di valutazione, credo, e questo lo sai, appunto hai questa responsabilità, no? Peraltro saresti l'interfaccia, anche qui non lo capisco, di un nucleo di valutazione che riguarda il passato, in cui tu eventualmente, se riesci, e ti auguro questo, diventare rettore, devi rispondere, e quindi cosa succede? Comunque questi sono solo aspetti tecnici che probabilmente non riguardano questo momento, ma insomma mi sentivo di sottoporli alla tua attenzione.
Grazie, abbiamo esaurito questi interventi da parte degli intervenuti. Facciamo l'ultimo giro di replica da parte dei candidati nello stesso ordine in cui hanno parlato prima, e questa volta il tempo è esattamente di 5 minuti. Quindi iniziamo con il professore Barbagallo. Sì, è chiaro. Vabbè. Grazie anche per le domande, cercherò di rispondere e poi di fare qualche considerazione conclusiva. Allora, Graziano diceva la figura ideale del rettore, credo che tutti e cinque potremmo rispondere facilmente, ognuno di noi è la figura ideale del rettore per il semplice fatto che ci stiamo presentando. Il professore Faraci diceva i primi 100 giorni, credo di poter dire che intanto bisogna reagire sull'immagine dell'università e quindi una comunicazione o comunicazione con l'esterno per cercare di far trasparire quello che è l'Ateneo, che a mio parere non corrisponde all'immagine che è stata data in questo periodo. La seconda cosa, la riattivazione immediata della macchina amministrativa, compreso anche ovviamente i concorsi. La terza cosa, l'accreditamento, cioè rimettere in moto la macchina dell'accreditamento. A questo punto rispondo anche alla collega Elita, perché io sono in questa posizione, perché chiaramente conosco il lavoro che è stato fatto in questi ultimi 2 anni. Francamente mi sono stancato come presidente del nucleo di valutazione di scrivere che siamo sempre in emergenza all'Università di Catania. Abbiamo fatto 10 relazioni in cui abbiamo scritto all'Anvor: questo non si può fare perché manca il direttore generale, questo non si può fare perché è cambiato il direttore generale, questo non si può fare perché c'è la macroorganizzazione, questo per la microorganizzazione. È stato fatto un gran lavoro da parte, lo dicevo prima, non del nucleo di valutazione, ma dal presidio di qualità. Ha fatto tantissimi documenti, tantissimi incontri, e c'è stata una crescente presa di coscienza da parte dei dipartimenti, dei presidenti di corso di laurea. È stato fatto un lavoro, negli ultimi 2 anni rilevante, negli ultimi 2 anni. Io credo che siamo nelle condizioni. Poi c'è un problema tecnico, cara Elita, che tu probabilmente sai. Il problema tecnico è che le visite dell'Anvor sono state stabilite nel 2018 e nel 2020 già ci sono tutte le date fissate, tutte. Quindi mi pare, improponibile, pensare di... Poi tu lo sposti di 1 mese, di 2 mesi, ma che cambia in 1 mese, 2 mesi? Cos'è che cambia in 1 o 2 mesi, quando noi abbiamo perso anni in questa direzione? Questi sono i motivi. E poi, lo dicevo prima, c'è un problema anche di fiducia. Per quanto riguarda i ruoli non sono personali nell'amministrazione. Non è il presidente del nucleo di valutazione, è il nucleo di valutazione che opera. Il presidente è uno dei componenti, il coordinatore, e in quanto tale conosco bene qual è la situazione, e posso dire che ci sono parecchie ancora criticità che non sono legate solo alle persone ma anche alle infrastrutture. Ci sono alcune sedi in cui le infrastrutture non sono idonee per fare un accreditamento. Vedi Siracusa, la sede di Siracusa. Ma la sede di Siracusa, per metterla a posto, ci vorranno, ammesso che ci sono le risorse, anni, non giorni. Non mesi, ma anni. Meli, la squadra, sì, è, tutto è capitato in maniera, in maniera improvvisa. Io dico e rispondo anche a qualcun altro che il rettore avrà una sua identità, una sua autonomia, una sua strategia. Sarà il rettore, non stiamo nominando una persona, ma il rappresentante dell'Ateneo. Quindi, in relazione alle caratteristiche del rettore e agli obiettivi che il rettore sceglierà, si sceglierà, a mio parere, la squadra di governo. Diceva Buso, intanto mi scuso per il PDF, ma non ci ho fatto caso. Per quanto riguarda la frase sul percorso professionale, io credo che quasi tutti i corsi di laurea, indipendentemente dall'ambito scientifico
o umanistico hanno come finalità obiettivo quello di dare, come dire, delle competenze per poi arrivare a un posto di lavoro, a fare qualche cosa, indipendentemente da questo. Quindi volevo solo dire questo, ci sono alcuni percorsi formativi che sotto questo profilo hanno delle carenze, quindi intervenire su quello, solo il concetto era a mio parere abbastanza semplice. Smart Edu, se non funziona bisogna cambiare, c'è poco da discutere. Per quanto riguarda il dottore Piscione, stabilizzazione ne abbiamo parlato, continuità, discontinuità e poi il direttore generale. Certamente noi prendiamo una macchina, chiunque sarà il rettore prenderà una macchina in corsa, quindi voglio dire dovrà andare avanti per un certo periodo di tempo per cercare di guidare questa macchina e correggere qualche cosa. Il direttore generale ha una scadenza, quando si insedierà il rettore a 10 mesi ne parliamo. E infine, e penso di essere alla conclusione, volevo solo fare un appunto sulla ricerca. D'accordo per le aree deboli, c'è un problema per le aree deboli, quindi l'Ateneo si deve fare carico delle aree deboli, peraltro è previsto anche nelle norme, nelle 20 pagine dell'ANAC che sono state scritte, ci sono 20 pagine dedicate all'università, si parla anche di un criterio rispetto alle aree deboli. Non sono d'accordo invece sul dirottare fondi di ricerca da progetti ricchi a progetti poveri, perché il professore De Cataldo forse mi può dare un'indicazione, tutto questo è illegittimo in quanto diciamo un fondo viene destinato a un'attività di ricerca e quel fondo non può essere distratto per altre iniziative, neanche le spese generali a mio parere, se non per quell'attività di ricerca. Quindi su questa strada io non la condivido. Vabbè, ci sarebbero altre cose, ma credo che il mio tempo sia finito. Grazie a tutti. Grazie al professore Barbagallo. Adesso 5 minuti il professore Cariola. Intanto ringrazio Roberto Borrello che mi ha sistemato il microfono. Vuol dire che questa è un'occasione che ci permette di conoscerci e di diventare amici, se già non lo fossimo. Grazie ai colleghi e grazie a chi ha preso la parola per porre problemi tutti importanti e necessari. Però permettetemi un po' di sintetizzare le mie risposte. Il primo problema, problemi del personale docente, problemi del personale tecnico amministrativo e all'ateri problemi della ricerca e della innovazione nel campo della didattica. Amici, per tutto questo dobbiamo trovare le risorse. Io non posso venire qui a dire come si faceva, come facevano alcuni ministri delle finanze nell'Ottocento di programmi di lacrime e sangue. Però è ovvio che l'Università di Catania ha un problema di individuare le risorse, di andarsela a cercare, probabilmente, come dicevo poco fa, anche di crearsele, di creare ex novo della ricchezza. La terza mission, il problema del rapporto col territorio, è un rapporto essenziale perché dobbiamo aiutare anche questo territorio a crescere. Ecco perché dobbiamo immaginarci tutte quelle serie di iniziative che possono recuperare risorse alla nostra struttura e conseguentemente anche al contribuire alla risoluzione dei problemi che abbiamo. Questo introduce subito il problema relativo alle aspettative di carriera del personale docente. Io aggiungo subito alle aspettative di accesso alla carriera universitaria dei giovani, perché l'università non può pensare solamente a chi già c'è, anche se è precario, ma deve pensare anche a chi oggi si iscrive al primo anno e domani vorrà fare ricerca, che possibilità diamo a questo ragazzo. Questo introduce il tema delle stabilizzazioni del personale tecnico-amministrativo. Io mi arrabbio
quando sento dire che i numeri in ordine al personale tecnico amministrativo sono ballerini. E oggi noi non sappiamo se i punti organico relativi al personale tecnico amministrativo sono 17,31, come risulta da alcuni passaggi dell'amministrazione, oppure sono zero, che il Ministero non ci riconosce nessuna risorsa per il personale tecnico amministrativo e quindi per le stabilizzazioni. Allora, uno dei problemi che la nuova amministrazione dovrà affrontare è necessariamente quello di definire il quadro delle regole e di definire il quadro dei numeri. Perché se i numeri sono ballerini, è ovvio che noi non andiamo da nessuna parte. Questo in particolar modo riguarda il campo appunto delle stabilizzazioni del personale tecnico amministrativo, questo riguarda anche il campo del personale docente. Da qui andiamo, se mi permettete, al problema dell'accreditamento. Visita ANVUR nel marzo del 2020, sì o no? Se mi permettete, non è una decisione che prende il rettore, è una decisione che prende l'università. Siamo pronti a ricevere la visita degli ispettori ANVUR perché i direttori dei dipartimenti, i direttori delle strutture amministrative ci dicono che siamo pronti? Andiamola a fare domani. Non siamo pronti, non la possiamo fare a marzo, ma dobbiamo chiedere un rinvio. Ma non è una decisione singola. Ecco, io non ho parlato del ruolo che ho svolto, ci mancherebbe, non ha senso. Ma per tanti anni anch'io ho fatto il delegato, eccetera. Il rettore è il soggetto che prende la parola per ultimo, che fa la sintesi di quello che sente, di un'università che discute, di un'università che riflette e di un'università che decide collegialmente. Qualcuno poco fa mi diceva, incontrando vari colleghi, fate una rete di consulenti, ognuno per ogni area scientifica. Io ho detto no. Perché il rettore non deve farsi una struttura alternativa a quella che è la struttura statutaria, dove c'è un Senato che ha le sue competenze, ci sono i direttori dei dipartimenti che sono eletti dal basso e i primi consiglieri del rettore, chiunque esso sia, sono i direttori dei dipartimenti. Altrimenti non ha senso nemmeno andare a dire che i dipartimenti sono autonomi se poi in realtà il rettore ha i suoi uomini per l'area medica, per l'area scientifica, per l'area giuridica e così via. Quello che mi rappresenta come professore è il direttore del mio dipartimento che ho contribuito ad eleggere. Richiedo che sia lui il primo consulente del rettore e che non ce ne siano altri. A livello centrale quello che è importante è che funzioni la struttura amministrativa e quindi che funzioni la direzione generale, e rispondo al problema che poneva il dottore Piscione, che funzioni nella struttura dei dirigenti, dei funzionari con elevata professionalità, i cosiddetti P, eccetera, e così via. Non è possibile che ci sia oggi una struttura slegata in cui alla guerra tra noi professori si unisce la vera tra dirigente e direttore amministrativo. Queste cose almeno ce le dobbiamo dire. Grazie. E allora queste sono le occasioni sulle quali la nostra università riflette, sono le occasioni sulle quali la nostra università discute, sulle quali la nostra università decide. Certo che così facendo recuperiamo inefficienza, recuperiamo in democrazia. La migliore efficienza è un'efficienza che ci cala dall'alto, non mi piace. Recuperiamo efficienza se saremo un'università che sa investire anche in democrazia e recuperiamo un'immagine di successo, perché siamo un soggetto assolutamente protagonista su questo territorio. E allora questo vale sia per chi si candida rettore, sia per la squadra del possibile rettore, frutto inevitabile di accordi, cara Marisa,
ma soprattutto vale per tutti noi, per i 1.400 docenti, per i 1.500 del personale tecnico-amministrativo e anche per gli studenti che in noi, che sono interessati assolutamente a quello che facciamo. Grazie al professore Cariola. Adesso il professore Calabresi. Grazie Decano. Ringrazio i colleghi per aver posto queste domande necessarie e puntuali. Allora io inizio pure con la necessità non solo di metterci la faccia, perché uno ci mette la faccia e poi tutto il resto dov'è? Omnia sibi di Terenzio, ci mettiamo tutto noi stessi prima di tutto. E allora con questo voglio rispondere anche al professore Graziano. La figura di rettore non può che essere il riflesso di quello che noi rappresentiamo con la nostra testimonianza. Io mi considero un ricercatore. La ricerca che ho sempre fatto da bambino fino adesso mi ha portato a stimolare l'interesse per una didattica sempre più performante. Trasferimento tecnologico. La mia esperienza vi dice che ho fatto uno spin-off sulla nutraceutica con Berkeley e la Genetech, abbiamo messo a punto un farmaco dall'olio di oliva che funziona i primi nel mondo per il Parkinson. Allora, questo vi racconta l'esperienza di una vita vissuta con amore, entusiasmo e condivisa. Il rettore deve essere questo. Poi, in ordine alle altre puntuali osservazioni, stabilizzazione dei precari è il punto di partenza dell'azione di sviluppo e rilancio della opera fertile di un rettore. Anch'io sono d'accordo, la guerra tra direttore e personale è proprio il riflesso di una decadenza. Come un padre non può non chiedersi, ma i miei figli mi amano quanto mi amano? Se non mi amano c'è un problema da risolvere presto. E il sistema bibliotecario, io l'ho messo nel mio programma, oggi nel ranking internazionale delle università non è casuale che le prime 10 università nel mondo mettono la politica di intervento sul sistema bibliotecario sia in forma digitalizzata che in forma cartacea, soprattutto per l'ambito umanistico, come uno dei prerequisiti fondamentali della politica di sviluppo di un'azione accademica. Ovviamente bisogna migliorare la fruibilità degli spazi di studio in sedi più aperte e flessibili con orari di apertura più estesi, questo l'abbiamo detto pure nel programma. Lo scopo è quello di garantire un'informazione real time accessibile, per esempio allargando la VPN non solo ai membri della comunità accademica ma a tutta la popolazione studentesca, che sono il bacino di utenza della nostra missione di professori che esercitano la didattica. Garantire la disponibilità in biblioteca dei testi di studio previsti dai programmi di esame, come pure collezioni librarie rare e antiche, devono essere digitalizzate e rese fruibili. Un altro punto importante dell'internazionalizzazione è estendere l'uso della lingua inglese all'interno dei corsi di studio da parte del personale delle strutture di accoglienza e supporto. È un requisito fondamentale. L'ultimo punto riguarda il recupero degli studenti fuori corso. Deve essere oggetto della massima attenzione perché questo gioca un ruolo importante per la credibilità e la visibilità della nostra università, che dà lo spunto per dire due parole sulla, che non ho detto prima, sulla necessità di intervenire, di fare il proprio massimo per cercare di spostare, se ci riusciamo, un fatto positivo, la visita dell'AMVUR, perché stiamo soffrendo un periodo di confusione, disagio, disorientamento che può avere dei riflessi negativi sull'obiettivo finale. Incentivazione del learning, il teaching center per cercare di adeguare la popolazione dei docenti alle nuove tecnologie di apprendimento e di comunicazione della conoscenza. Questi sono i punti cardine di un'azione di rilancio e sviluppo della nostra università. Infine, mi permetto di dire, è importante potenziare l'attività del CUS.
e possibilmente mettere anche un campo di un driving range come si usa in America, in Giappone, per la pratica del golf. Come il mare, il golf, il verde entrano nel cervello e danno benessere, che è il vero punto di partenza per avere un approccio ottimistico a quello su cui riversiamo il meglio di noi stessi ogni giorno. Grazie. Grazie al professore Calabrese. E adesso 5 minuti al professore Purrello. Sì, grazie. Velocemente, cominciamo dalla domanda del professore Graziano, che come tutte le domande facili è la più difficile. Allora mi inoltro in questo campo minato. Allora, secondo me il prossimo rettore deve essere una persona assolutamente inclusiva. Deve essere una persona che non deve essere innamorata della propria idea. Deve essere una persona che riesce ad ascoltare gli altri, un grandissimo mediatore, una persona empatica, che poi conclude velocemente e alla fine deve decidere, perché alla fine la decisione è sua, condivisa assolutamente, ma deve far quadrare un attimino il cerchio, operazione che qualche matematico mi rimprovererà, ma insomma poi a livello così mentale si può fare. Il professore Farace ha fatto un intervento molto bello, scherzando quasi da candidatura, no, sto scherzando, ma programmatico, interessante. È chiaro che durante una candidatura non si può scendere nella programmazione, la programmazione andrà affrontata in maniera seria, adesso io penso che qualche linea di intervento in tutti i nostri programmi già ci sia, quindi questo è già il prodromico di una programmazione. Il punto sul quale ti vorrei rispondere invece in maniera un po' più dettagliata è relativo alla qualificazione e riqualificazione del personale tecnico e amministrativo. Quello è al centro perché è al centro appunto del benessere. Si lavora bene quando si fanno le cose che uno sa fare veramente bene. Quindi, come avevo accennato durante il mio intervento, bisogna qualificare e riqualificare i nostri colleghi del comparto tecnico e amministrativo, perché questa significa un'amministrazione che lavora meglio, è un corpo più attivo. La professoressa Meri, la squadra. Molto velocemente, tranne che per alcune deleghe, io più che farmi tirare giacchette e altre cose, preferirei ascoltare, anche qui farmi mandare dei curriculum con lettere motivazionali, capire un attimino quali sono le disponibilità e le propensioni delle persone a fare certe cose. Da questo può nascere una squadra, cioè un delegato e 2-3 persone che nonostante tutto poi affrontano la sfida di essere co-delegati in un insieme. Per quanto riguarda invece una squadra relativa a nuove commissioni, io ritengo che abbiamo i dipartimenti che sono assolutamente autonomi, la loro autonomia propositiva e di ricerca è importantissima e tutto questo viene poi raccolto nel piano di sviluppo triennale dell'Ateneo, perché ho paura che una parcellizzazione delle azioni dell'Ateneo in commissioni e quant'altro vada poi in realtà poi a destrutturare gli organi fondamentali di cui insomma invece l'Ateneo gode e che sono ampiamente condivisi in tutta Italia. Visibilità dei progetti di ricerca. La visibilità dei progetti di ricerca è assolutamente fondamentale. Io ringrazio il collega che ha fatto questa domanda. E ritengo che sia molto facile da fare, insomma, sono delle cose che non c'è dubbio, sono rilevanti e bisogna dare molta visibilità anche ai nostri ex allievi, ai nostri ex studenti che tanto hanno fatto e tanto lustro stanno portando alla città di Catania. Il professor Biuso, vorrei entrare anche in un punto nel quale non mi aveva coinvolto, che è l'apertura delle biblioteche. L'apertura delle biblioteche è facile se avviene in sicurezza. Quindi una biblioteca, per essere aperta fino a ora tarda, deve essere dotata del badge. Chi entra deve essere una persona dell'Ateneo e non può essere uno qualsiasi. Per quanto riguarda l'estensione dell'orario di apertura, si fa esattamente come si faceva negli Stati Uniti quando sono andato io, come tutti quanti noi, si dedicano degli studenti part time a fare questi lavori. Cioè, c'è a meno che qualcuno non voglia fare uno straordinario notturno, ma ritengo che la famiglia sia importante. I ragazzi possono studiare lì e nel frattempo arrotondare anche lo stipendio. Per quanto riguarda invece la domanda personale a me, mi riferirò per esempio alla flipped classroom, alla classe invertita, che è un esperimento abbastanza interessante. Dobbiamo
Allora, non possiamo pensare che le nostre generazioni siano in ritardo rispetto a noi. Se c'è un problema ora dobbiamo affrontarlo e capire le vere ragioni culturali senza nascondersi dietro facili schermi. Ah beh sì, però i ragazzi non vengono preparati come prima. Potrebbe anche essere vero, ma questo non ci basta per assolverci da quello che invece è una sfida fondamentale, che è una sfida di far sì che anche in queste condizioni, ove mai fossero vere, la didattica sia efficace. Dottor Piscione, la stabilizzazione deve essere fatta subito, ci sono delle date ben precise, il 2020 è una data ultima, il piano straordinario di richiesta di punti organico si può fare, non è una cosa dell'altro mondo. Parliamo con un governo che ha chiesto deleghe infinite all'Europa per sfondare il tetto del deficit, quindi ci capiranno perfettamente, non mi potranno dire no, non si può fare. E del resto non chiediamo soldi, chiediamo semplicemente maggiore credibilità. È una cosa ben diversa. Direttore generale, è una cosa complessa. Se il direttore generale, se prima di tutto il bilancio d'Ateneo passerà dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione e non si corre il rischio di essere commissariati, perché altrimenti il rettore di un'università commissariata entra in CRUI e lo impallinano dopo 2 secondi, perché la CRUI giustamente tiene moltissimo all'articolo della Costituzione che dice in maniera forte e parla dell'autonomia degli Atenei. Allora, se le condizioni ci saranno e il direttore generale se ne andrà sulla sponte perché vuole andarsene al Ministero dove ci sono 12 posizioni dirigenziali scoperte, nessuno si opporrà se l'Ateneo è in sicurezza, perché il compito del rettore è mettere in sicurezza l'Ateneo e lasciarlo in sicurezza. E qualsiasi pressione arrivi affinché lui vada in deroga a questo è incomprensibile. La professoressa Schillaci, la ringrazio. Il benessere è fondamentale, il benessere è qualità, è automatico, è un'equazione di eguaglianza. Benessere di vita è qualità di vita e qualità di lavoro. Ho finito, grazie. Me lo faccio sempre presentare, la prossima volta è cartellino rosso. Allora, crisi. Questo è un momento di crisi, è un momento di passaggio ed è un momento magico. Potrebbe essere realmente il momento magico dell'Università di Catania. L'Università di Catania che si trova al centro del Mediterraneo, snodo culturale, snodo critico per tante altre cose, ma far diventare l'Università di Catania, centro europeo, un'università di livello europeo che sia la modello per tutte le altre università italiane, quello è il vero progetto. Allora, benessere che si trasforma in progettazione europea al centro del Mediterraneo. Grazie. Grazie al professore Purrello. E adesso l'ultima replica è del professore Priolo. Sì, grazie. E allora comincio con la prima domanda, appunto, Graziano, sulla figura ideale del rettore. Io penso che la figura ideale del rettore sia un rettore con un alto profilo scientifico e accademico, ma assolutamente indipendente, con una totale autonomia da tutto e da tutti, in maniera da poter trasformare questa autonomia in una autonomia dell'università da qualunque condizionamento. E poi un rettore che sappia, come ho già detto, essere baluardo a difesa della cultura di fronte a qualunque pressione e garante di tutti, di tutte le componenti dell'Accademia, docenti, personale tecnico amministrativo, studenti. Quindi un rettore garante. Per quello che riguarda il professore Fanasci e la terza missione, sai quanto io abbia a cuore la terza missione. Quello che credo è che nei primi 100 giorni sia necessaria una programmazione strategica a breve, medio e lungo termine, in maniera che sia chiaro il percorso del sessennale. Percorso che dovrà comprendere, tra le altre cose,
una maggiore legame con le imprese, quindi per esempio un incubatore di imprese di Ateneo, e poi un rafforzamento del sistema museale, un rilancio di Città della Scienza, ma non solo per le materie scientifiche, ma aperto a tutte le componenti dell'Ateneo. È un asset che abbiamo ed è un asset che dobbiamo sfruttare, perché è una finestra sulla città. Ma di questo avremo modo di parlarne e avremo modo di programmare. Professoressa Meli, quello che io sto proponendo è un Ateneo delle competenze, un Ateneo in cui ci sia un completo superamento delle divisioni che ci hanno lacerato. Quindi, per quello che riguarda la squadra di governo, la stella polare sarà questa: le competenze, non le appartenenze. Per cui, permettimi di dire che su questo non derogo, e pertanto, diciamo, la squadra può via via essere anche scelta, diciamo, anche dopo, nel senso che è fondamentale, l'unico punto è la competenza, basta, non l'appartenenza, perché deve essere un Ateneo unito, ma deve essere un Ateneo unito perché ne abbiamo bisogno, non ce lo possiamo più permettere. Professore Laneri, una suggestione in particolare, quella relativa al sito di Ateneo. Io credo che sia fondamentale fare una vera politica della comunicazione, e allora anche sul sito di Ateneo è importante mettere in evidenza quanto di buono, quanto di bello, quanto di importante si fa. Ma l'ultima startup che viene fatta dall'Ateneo di Catania, ma deve essere in home page, l'ultimo Nature deve essere in home page, l'ultima monografia che ha avuto un certo impatto, una missione archeologica importante, ma deve essere in home page. L'home page deve essere la faccia della nostra, del nostro lavoro, anche ovviamente nuove esperienze di didattica innovativa, ma devono essere in home page. È fondamentale, perché noi siamo l'Ateneo della cultura e oggi non è così, oggi in home page non c'è questo. Quindi ci vuole una comunicazione pensata che mostri all'esterno quello che siamo e quello che facciamo. Per quanto che riguarda il professore Biuso, assolutamente, vanno potenziate le banche dati e gli archivi digitali, perché è vero che spesso si parte ed è anche importante andare all'estero nelle biblioteche a fare ricerca, ma molto spesso tutto questo può essere fatto semplicemente restando a casa, avendo l'abbonamento alle banche digitali, e molti abbonamenti noi non li abbiamo. E spendiamo molto di più dovendo andare all'estero o dovendo andare nelle biblioteche a ricercare. E allora ci vuole una politica, ma una politica pensata di quali sono gli archivi digitali, quali sono gli archivi che possono essere utili per la nostra ricerca, in maniera da potenziarla e da collegarci col mondo. Per quanto riguarda le aperture serali, non si può aprire tutto la sera, è ovvio, devono essere alcune cose a spot. E è ovvio che è una questione di costi, è una questione di costi per avere personale che possa permettere queste aperture. E allora è una scelta politica, e su questa scelta politica io dico sì, bisogna alcune cose tenerle aperte, mettendo le risorse lì. Su Smart Edu ho già detto, quindi non mi ripeto. Per quello che riguarda il dottore Piscione, e allora per la stabilizzazione c'è una scadenza prevista dalla legge Madia. Ripeto, giudicatemi per i fatti. Il mio intendimento è di completare le stabilizzazioni nei tempi giusti, e quindi rispettare i tempi.
per il direttore generale. Al momento c'è un contratto in essere, ma se questo non dovesse più essere, la decisione sarà una decisione responsabile nel bene di questo Ateneo e sarà funzionale al modello di Ateneo condiviso che vi sto proponendo. Mi sembra molto chiaro. Professoressa Schillaci, elogio del malessere versus benessere. Allora, è difficile, perché benessere significa tante cose. Benessere significa benessere sul posto di lavoro, benessere significa valorizzazione del proprio lavoro, benessere significa valorizzazione del lavoro di tutte le diverse componenti. Allora, questo è un impegno, è l'impegno forse più complesso, ma è fondamentale riuscire a raggiungerlo, perché solo se le diverse componenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, riescono a sentire insieme che questo è il loro Ateneo e che qualunque cosa si fa in questo Ateneo lo si fa per il bene comune, e allora io penso che ce la potremo fare. Quantomeno questo è quello che io farò se mi vorrete. Ringrazio il professore Priolo e ringrazio, abbiamo chiuso questa prima giornata, ringrazio tutti i candidati e ringrazio tutti voi che siete stati qui l'intera mattinata. Il prossimo incontro è lunedì ad Agraria, siamo tutti invitati ancora una volta. Grazie.